Ciao, sono Andrea Maderna, oggi con me ci sono Alessandro De Luca. Ciao. E con una, per chi ci guarda in video, una fotografia che lo fa sembrare uscito proprio dal film di cui parleremo, Francesco Tanzillo. Hola. Si fa per tutto dire, non studiato, in effetti. Cioè, a me proprio questa cosa del fatto che deve essere cupo, scuro, questa testa un po' che fluttua così, cioè fa parte dell'impegno, esatto. Quello penso perché dipende che la lampada qui è una replica della questa qui, insomma, ed è arancione, quindi praticamente vira tutto quanto sul rosso quando vedete. Adesso si è riabituata ed ho quasi un colorito normale, forse ero meglio in rosso, chissà, votate. A quelli che ci ascoltano, perché voi sapete, marrone e merda, e giù risate così. E tanto vabbè, per farla facile. Rosso sangue va bene. Va bene, allora, siamo qui per chiacchierare di Intervista col vampiro, non la serie TV che è in corso, insomma, in questi anni, diciamo, ma il film del 1994 che uscì in America l'11 novembre del 94, quindi sono 30 anni una settimana fa, diciamo, rispetto a quando registriamo, e che insomma ha riscosso un grande successo. Rimane non il film migliore di Neil Jordan, ma sicuramente il suo film più famoso e quello che ha fatto più soldi, anche se comunque altri film interessanti, altri film molto belli li ha diretti nel corso della sua carriera, prima e dopo. Ed è tratto dal romanzo di Anne Rice del 1976, che si chiama Intervista col vampiro, che venne scritto, diciamo, nasce per i fatti suoi, ma poi divenne una vera e propria serie nota come Le cronache dei vampiri, tant'è che anche il film c'ha, si chiama Intervista col vampiro, Cronache dei vampiri, in un primo tentativo di franchisizzare con i titoli, con due o tre titoli sulla stessa roba, e che poi appunto è diventata una serie. Immagina l'universo alternativo in cui sono hanno andati fatto avanti tutti i libri di interviste, esatto, ma con gli stessi attori, capito? Non è che sì, loro hanno detto no, col cazzo, perché poi un seguito lo hanno fatto il seguito della Regina dei Dannati, che è il terzo libro. Beh, ma in realtà prende il secondo e il terzo assieme, letto io, e tipo mescola cose del secondo e il più terzo, più del secondo e il terzo. Tutto il secondo è sulla vita di Lestat, quindi sì, sì. E quindi praticamente però poi nel il secondo terzo... sì, no, io ho letto i primi tre. Quel film lì prende roba dal secondo, perché comunque il personaggio della Regina dei Dannati c'è già nel secondo. Che Lestat diventa un... Sì, perché questa voce che sente continuamente Lestat, sì, perché lui diventa vedere a un certo punto una rockstar negli anni Ottanta. Quella cosa c'è nel film, lui che diventa una rockstar, ci sono le sue origini, eccetera, però poi si incentra sulle... Vabbè, comunque, non dobbiamo parlare di quello, che non era neanche un granché, si ricorda più che altro per la... Per lei che era bellissima, tra l'altro. E che è morta relativamente pochi anni dopo, a lì, adesso non mi ricordo, è del 2002 quel film, e lei è morta nel 2001, cioè è uscito postumo il film, pensa un po'. Dicevamo, serie di 13 romanzi, che tutti legati su questa mitologia dei vampiri. Poi lei scrive anche altre due serie, quella delle streghe e quella dei cacciatori del sovrannatura, praticamente il boy, con anche crossover a un certo punto, tant'è che adesso la serie TV c'è anche la serie TV sulle streghe, non è male, esatto, se non sbaglio, e pare che stiano pensando comunque di legarle. Ad ogni modo, un romanzo comunque secondo me bello, ma in realtà a me era piaciuto di più il secondo e poco il terzo, però comunque
al di là del bello, piacevole, appassionante, importante perché comunque è un romanzo che di fatto modernizza un po' il mito del vampiro e lo fa uscire da quello che era sempre stato. Nasce più o meno lì quello che è il vampiro moderno del cinema, cioè questa roba barocca, super goticona, con i vampiri che si fanno le paranoie, le società segrete, con un po' anche di riflessione su cosa significa essere immortali. Tutte queste cose qua sostanzialmente erano poco più, anche tutto l'estremo romanticismo erano cose che non è che non esistessero nei film precedenti, nelle storie precedenti di vampiri, però erano accennate, sorvolate, mentre diventano centrali proprio l'idea di dare un po' più corpo, di rendere i vampiri protagonisti, di raccontare cosa fanno nella loro non vita questi qua fra un omicidio e l'altro, sostanzialmente. E quindi comunque Amoroso è un libro importante, cioè se tu pensi a tutti i vari film di vampiri della vita mia e di Alessandro, perché siamo un Per, po' più guarda, vecchi di te, però anche tu. per utilizzare anche il termine ombrello, cioè tipo Vampire the Masquerade, senza questa serie di libri non esisterebbe, Ah, secondo me. il gioco di ruolo, certo. Sì, ma per capirci, quello che voglio dire è che praticamente tutti i film di vampiri che sono usciti mentre io e Alessandro eravamo vivi, sono debitori di sto libro qua. Penso a Miriam si sveglia a mezzanotte, a Lost Boys, alla serie di Buffy, sono tutte Blade, Madonna, sì, Blade, Blade, fatto da Thomas Mann, scusa, delle società tra segrete. l'altro è anche True divertente Blood, perché lo stesso Blade, per Twilight. esempio, nasce, certo, Blade, per esempio, nasce invece come una roba che dovrebbero essere i supereroi della Marvel che fanno il culo ai mostri della Hammer, e quando lo trasportano al cinema diventa completamente un'altra roba. Sì, vabbè, Quindi sì. sì, c'è Però sono questa film. dimen c'è la dimensione cioè la figura del vampiro moderno, sono d'accordo che è totalmente dipendente da questo film, Da questo questo libro, perché in melò, questo realtà esistenzialismo. Sì, i film sono giusto, diventati perdonami, questa cosa anche prima che sì. uscisse il film di Intervista col vampiro, anche perché Dormi, il viene da dire film. quasi pure il Dracula di Coppola è Ah, sì. dipendente dalla trattazione del vampiro di Ah, Anne Rice. nettamente, perché il Dracula di Coppola pompa a manetta un romanticismo che nel romanzo, come dicevo prima, è secondo me a malapena suggerito, mentre nel film di Coppola diventa fondamentale. E tra l'altro poi la cosa fa il giro perché il film di Coppola invece influenza il film di Neil Jordan che esce 2 anni dopo e lui proprio dice apertamente che si è lasciato influenzare soprattutto da. Ecco, allora, giusto per finire la premessa sulla nascita del film. Il romanzo esce nel 76 e in realtà viene immediatamente acquisito per una lavorazione, diciamo, cinematografica, prima ancora che esca il film. Ma non, come si dice, non finisce nel famoso development hell, cioè non se ne viene fuori per un sacco di tempo, per letteralmente 20 anni, quasi, vabbè, fai 15. Finché non viene tirato in mezzo Neil Jordan, che comunque aveva già una carriera ampiamente avviata e che arrivava dal successo della Moglie del Soldato, che è il film che, diciamo, lo consacra a livello internazionale, in America, eccetera, anche se comunque aveva già diretto, diversi film, anche di successo in America, tipo Non siamo angeli, quello con Sean Penn e Robert De Niro, criminali che si travestivano da preti per nascondersi dalla polizia. E lui viene tirato in mezzo, ovviamente lui da bravo irlandese, affascinato dalla storia che racconta di sto vampiro fissato col senso di colpa, perché quindi l'irlandese, il cattolicesimo, il senso di colpa, si sente proprio a casa lui in questo Totale. aspetto. E insomma, riesce a tirarne fuori questo film, cita appunto il Dracula di Coppola assolutamente come influenza, soprattutto perché in quello lì è il momento in cui i film di vampiri diventano una roba un po' più mainstream, nel senso che fino a quel punto lì, anche diversi dei film che ho citato, i film di vampiri erano quasi sempre stati una roba dagli investimenti relativamente ridotti, un po' non tirati via, perché poi c'erano stati film bellissimi ovviamente, però cose fatte un pochino più a risparmio, mentre il Dracula di Coppola prima e ancora di più questo, probabilmente anche sull'onda del successo del Dracula di Coppola, improvvisamente diventa il film su cui si spende. Stiamo parlando di 30 anni fa, un budget da 70 milioni di dollari a Intervista col vampiro, che è una roba che per un film di vampiri non si era mai vista, questa quantità di soldi. In parte anche per gli attori, ma cioè,
investimenti enormi a livello di scenografie, di effetti speciali. C'è il team di Stan Winston che fa il trucco, ci infila la computer grafica dove serve, ma ci sono le scenografie pazzesche di coso, di oddio, c'ho un attimo il buco, Spinotti, no, sì, no. Chi è che fa le scenografie di Intervista con un vampiro? Aiutatemi. Aspetta. Ah, io so, è già tanto se so i nomi dei registi, là. Tutti gli altri per me sono la È Dante Vabbè, Ferretti. Ferretti, Ferretti, Spinotti è Dante un fotografo, Ferretti. sì, è Dante Ferretti, mi ricordavo l'italiano ma confondevo i due cognomi. E poi appunto c'è dentro Tom Cruise, che è in un momento in cui è fra gli attori più famosi, cioè è già secondo me lì all'apice dello stardom, siamo ai primi anni 90, ed è comunque un ruolo che per lui è importante perché mostra un lato un pochino diverso di lui come attore. C'è Brad Pitt che in realtà trova la fama definitiva anche grazie a questo film, ma comunque era già famosissimo per le apparizioni in Thelma e Louise. C'è Antonio Banderas che era in costante crescita e l'anno prima stava in Philadelphia. Christian Slater che comunque era cresciuto come attore di culto, Scheggi di follia, Pump Up the Volume, l'anno prima era in True Romance, cioè comunque un cast e un tipo di film oggettivamente. Prima non si facevano così i film di vampiri, e in realtà neanche, cioè oggi secondo me, se tu ne chiacchieravamo ieri io e Francesco, è veramente improbabile, se non impossibile, che oggi venga fatto un film horror con l'equivalente di budget di quello che furono quei 70 milioni di dollari all'epoca, cioè mega produzione, e con un cast del genere, cioè con quattro fra gli attori più fighi del momento, uno dei quali, tra l'altro, nel senso, un'altra cosa di cui chiacchieravamo è. Oggi puoi trovare magari l'equivalente di Banderas, Slater e Pitt, ma non c'è oggi l'equivalente di quello che era Tom È Cruise un nel gioco 93. divertente. E quindi è veramente una roba improbabile. Oggi la grossa produzione non è questo film con rating per adulti, così sanguinario, che con questi così sessualizzato, con questi comunque Così sottotesti sexy. omosessuali. Sì, è proprio una roba che secondo me oggi non si farebbe più. È un periodo in cui esplode, poi tra l'altro dopo Dracula e questo per un po' usciranno diversi film di vampiri e poi arriverà Buffy in TV, insomma è veramente il rilancio del filone, insomma un bel momento per chi ama l'horror, al di là che possa piacere o non piacere Intervista col vampiro, che è sicuramente controverso per chi gli piace l'horror più trucido, perché poi questa cosa qua che per essere un film con quel cast lì e con quel livello di produzione è abbastanza trucido come film per uno che è un fanatico di horror e vuole, cioè non è assolutamente trucido come i peggio horror che uscivano in quegli anni fra Yuzna e compagnia bella. Ah, perché questo conta come Sì, è il horror? melodrammone, Allora ci per carità. sono Eh beh, ma è dispute in comunque un film. dottrina. È comunque un film in cui si vedono gole tagliate, decapitazioni, gente tagliata a metà, ci sono le scene con le donne che vengono succhiate, che chiedono pietà, cioè in un contesto mainstream questo è un horror, senza se, senza ma, secondo me. Poi, se vogliamo dire che se tu hai visto qualche horror, questo difficilmente ti farà paura, ti metterà angoscia o ti disturberà e hai probabilmente visto decine di scene molto più sanguinarie e violente, per carità, però. Per il pubblico a cui si rivolgeva, inevitabilmente, visto il cast, è un horror questo. Allora, prima di proseguire parlando del film, anche poi appunto abbiamo accennato di quello che ha lasciato, solito giro di dove eravamo. Tu ricordi, Alessandro, nel 94 cosa facevi? Mi sembra che di averlo visto che facesse parte di una serie che usciva in edicola di cassette in inglese con i sottotitoli in inglese. E mi sembra di averlo visto. Tra l'altro, in quella collana c'era anche The Crying Game, la moglie del soldato, l'altro di Neil Jordan. E mi sembra che fosse lì, però non è legato particolarmente a un. Perché non sono mai stato particolarmente appassionato di vampiri, cioè nel senso li guardavo, non è che evitassi i film di vampiri, però non ero neanche uno che se li andava a cercare ogni volta che c'era un argomento, c'era qualcosa con i vampiri e correvo a vederlo, correvo a leggerlo. Tra l'altro, io i libri di Anne Rice non li ho mai letti, quindi non posso neanche fare il paragone.
Però mi ricordo che era uscito, l'uscita me la ricordo anche perché Tom Cruise con la parrucca, immagino che fosse una parrucca bionda, che non si fosse fatto crescere i capelli, i boccoletti e poi si fosse tinto biondo. Adesso lo farebbe. E bah, non penso, cioè, è troppo sbattimento al giorno Beh, d'oggi. comunque Cioè, lui si lancia col. però sì, me lo ricordo, mi ricordo che dell'uscita mi ricordo la fanfara, che se ne parlò ed è una vita che non lo riguardavo per intero, tra l'altro. Mi ricordo, per qualche motivo è uno di quei film che per un motivo o per l'altro mi capitava di vederne pezzetti, alcune scene, me ne ricordo meglio di altre, però per intero non lo riguardavo veramente da una vita. Quindi è stato abbastanza piacevole riguardarlo e riscoprirlo e riscoprire certi elementi che non ricordavo, certi aspetti che magari mi ero dimenticato col tempo. Però no, non è un film particolarmente rilevante nella mia formazione di Ok, appassionato di cinema. ok. Esiste, c'è, l'ho visto, l'avevo visto, ma finisce lì, Per diciamo. rispondere alla tua domanda, mentre Brad Pitt aveva i capelli lunghi in quel periodo, era la sua fase Barbie e quindi quelli sono i suoi capelli, Tom Cruise aveva la parrucca, ma in realtà più che altro per motivi pratici, nel senso che Tom Cruise non è un, cioè tipo quando ha fatto l'ultimo Samurai se li è fatti crescere i capelli, ha avuto anche lui il periodo capelli lunghi, ma in realtà aveva la parrucca perché non solo li sarebbe dovuti solo far crescere ma anche tingere ed è un po' un problema, è più semplice mettere una parrucca che tingere i capelli, soprattutto per delle produzioni complesse, ad esempio stavo leggendo che la scena in cui sono nella stanza con le due donne e con l'Està che ammazza le due donne davanti al personaggio di Brad Pitt, a lui che è molto lunga e elaborata. Ci ha messo 2 settimane a girarla. Cioè, se per 2 settimane Che ha devi voglia di scegliere costantemente i tingere, crescimi ritingere allora. i capelli, rischi troppo che vengano a merda, sostanzialmente. Quindi è più Non solo semplice la che venga parrucca. una merda. Se sei scuro, devi fare la decolorazione, Appunto, una rottura di sì. coglioni, devi stare sotto lì con questa roba in testa per ore. Beh, cioè, Cioè, una rottura di capisci coglioni, no. che quando è una scena girata fosse vari momenti del film, però la continuità all'interno della scena rischi veramente di metterla a rischio con una cosa del genere. E la parrucca è troppo più semplice. Mentre Brad Pitt c'aveva la sua chioma da bambola di quel periodo. Vabbè, allora io dico, chiudiamo la parentesi anziani, poi sentiamo il più giovane che rapporto aveva col film. Io ricordo che all'epoca, quando uscì, ero intrigato, perché comunque horror, vampiri, figata, poi insomma 2 anni dopo Dracula, wow, che figata, fanno i film grossi con i vampiri. Poi il cast mi attirava un sacco, perché Brad Pitt era appunto questo nuovo che aveva avuto dei ruoli interessanti di qua, Christian Slater era un fissato, cioè io proprio in quegli anni ero Sì, Christian Slater è fissatissimo vero con lui. perché era tra Heathers, Pump Up the Volume, era l'attore indie del nostro periodo che andava più in Ma poi voga. ripeto, l'anno prima era uscito Una vita al massimo, lì True Romance, quindi figurati. Sì, Ma True io Romance, ricordo sì. che in prima liceo mi ero comprato un impermeabile nero lunghissimo come quello che ha lui in Una vita al massimo, si chiede. No, non Una vita al massimo, in Schegge di follia che è Heathers. Per cui insomma c'avevo la fissa per Christian Slater. E Banderas magari ero ancora. Banderas interessava mia madre. E mi ricordo questa cosa, Banderas era uno di quelli che proprio la scaldavano. E anche se vabbè, poi ovviamente con Desperado sarebbe diventato anche lui un mio mezzo idolo. Desperado top, dovremmo rivederlo in effetti lui. Sì. Tom Cruise in realtà io ero un po', perché Tom Cruise in quel periodo mi stava un po' sui maroni, fine anni 80, e ricordo tra l'altro che la stessa Rai era perplessa per la scelta di Tom Cruise e aveva per un bel po' di tempo fatto lobbying, diceva ma invertiteli, mettete Brad Pitt a fare l'Està e Tom Cruise a No, fare lui. ma ti immagini che rottura di coglioni di No, no. film. Ma infatti poi lei, le cronache dicono che poi si è ricreduta dopo aver visto il film e ha telefonato a Tom Cruise per scusarsi perché aveva rotto i coglioni questa cosa. Comunque in realtà anche a me, nel senso poi quando ho visto il film ho detto, no, vabbè, in effetti Tom Cruise. Cioè mi ricordo proprio questa cosa di perplessità su Tom Cruise in questo ruolo perché comunque lui aveva fatto sempre ruoli molto giovanili, diciamo, mentre qua deve fare questa cosa del personaggio con un vissuto di secoli alle spalle. E poi un sacco di gente stupita perché in effetti riteneva che Cruise
avesse funzionato nel ruolo. A me il film era piaciuto, per i miei gusti dell'epoca era un po' troppo, non so come dire, se sì, vabbè, il romanticismo, i pipponi, fatemi vedere, io voglio la gente sgozzata. Poi in realtà riguardandolo negli anni l'ho apprezzato di più, una cosa che fin dalla prima visione al cinema avevo amato molto, era tutta la parte con Kirsten Dunst, quella mi era sempre piaciuta un sacco e continua a piacermi. E tra l'altro io poi, un po' di anni dopo, come ho detto prima, ho detto, vabbè, leggiamo il romanzo, mi sono preso bene, ho letto anche i due successivi, poi ho lasciato lì, però mi piaceva comunque come costruiva la mitologia e tutto. E, no, è un film che ho sempre, senza mai considerarlo questa cosa incredibile, l'ho sempre apprezzato, l'ho rivisto più volte, tra l'altro erano secondo me un 15 anni, la butto lì, che non lo riguardavo e l'ho apprezzato da un punto di vista diverso. Cioè, tutta la parte è assurdo perché è sempre la parte con Kirsten Dunst, ma l'ho vista da un punto di vista diverso, cioè proprio di vedere la coppia di genitori alle prese con la bambina. Ovviamente adesso essendo genitore di una bambina la vedo in maniera diversa, ma poi parliamo di quella parte che la trovo proprio divertente, intrigante. Però per me è un bel film e soprattutto è proprio la cosa che dicevo all'inizio, questa cosa della quasi un, non so come dire, un reperto, una roba di un tipo di cosa che oggi trovo veramente improbabile che possa accadere. Un horror fatto in questa maniera, con questi soldi, con questo tipo di cast, senza contare Allora, che non esiste guarda, Tom Cruise oggi, quella dato cosa che lì. io ti penso tantissimo quando non parliamo, tutto il giorno ho rimuginato su quale potrebbe essere questo tipo di film adesso. Il tipo di film adesso così è Saltburn, per capirci. beh, però vedi, Saltburn è un film dove c'è, cioè, quello Esatto. più famoso è forse famoso come era famoso, boh, Christian Slater, cioè è tutta gente che Esatto. esplode, non c'è, non è, ed è comunque il film, è, non ha questo, non lo so, non è oggi. L'horror che fa queste cose fa, lo fai con la metà del budget e se c'è uno famoso è perché è diventato famoso dopo che l'avevano scritturato già per fare il film. O era famoso 30 anni fa, vedi, The Substance. Esatto, oppure c'è, per esempio, adesso a Natale uscirà il Nosferatu di Eggers, che a parte che non c'ha il budget che c'aveva questo in proporzione, ma manco per sbaglio, ma poi lì chi c'è? C'è Willem Dafoe, che voglio dire, l'attore anziano che porta, che nobilita il film, ma che comunque i giovani d'oggi manco sanno chi è, e gli altri sono tutti attori, cioè, noti ma non famosissimi, senza C'è contare, di nuovo Anya Taylor-Joy? chi è, scusa? Sì, Anya No, Taylor-Joy no, c'è di no, no, nuovo. c'è Lily Rose Depp, che è quella meno famosa col nome È composto. quella che costa meno, che le somiglia senza costare. Esattamente. Perché Anya Taylor-Joy adesso il budget, Sì, ma il cachet è lei era aumentato. in cosa, nel precedente di Eggers? No, sì. Era Sì, no, in infatti è tutti i per quello che ho precedenti chiesto. di Era in Eggers. Era pure in. The Witch e anche in Faceva The pure Witch. No, faceva Salt. pure la sirena Ah, vabbè, la comparsata. No, La non mi pare comparsata. fosse lei. Non mi pare fosse lei la sirena. Però vabbè, insomma, non è. Era in quello dei vichinghi, c'era lei, che Sì, adesso mi sfugge il certo. titolo. Northman. The Northman, sì. Northman, Sì, no, però non è qua. E comunque c'è anche il fatto, cioè, non so, secondo me una roba comparabile a quello che era Tom Cruise nel 94 è tipo se metti assieme la fama e lo star di Timothée Chalamet e Ryan Gosling. Cioè, non sì, è una esiste. cosa che se tu che segui The Ringer, ne parlano abbastanza spesso di questa cosa che mancano, lo dice anche Patrick Willems, va detto, che manca uno dei problemi dell'industria cinematografica moderna è che non hanno costruito, non hanno le star, non hanno l'attore o l'attrice che ti porta la gente al cinema solo per il fatto di essere nella lista dei protagonisti o in cima alla lista dei protagonisti, come faceva Tom Cruise negli anni 90, come faceva Stallone, come faceva, come si chiama, Schwarzenegger, cioè, più che altro Sai non qual ci è il sono, esistono fatto? più, non ci sono a quel livello lì, secondo me, cioè, perché quelle erano veramente in testa e soprattutto erano completamente trasversali, attiravano veramente chiunque.
Oggi c'è gente, perché tipo, secondo me Chalamet è uno che ha una certa fascia di pubblico, ce la porta al cinema, però non mi sembra ci siano più quelli che sei bambino o bambina, adolescente, adulto, esce il film con quello là, lo vai a vedere. Mi sembra che stia un po' Guarda, scomparendo. a questo. Sono d'accordo, secondo me non c'è al momento quel tipo di star, mega star, che trascina dal cinema solo per il fatto di Perché esistere. voi dimenticate, secondo me, un fatto interessante di tutto questo discorso, che sostanzialmente negli ultimi anni si è avuto un accentramento del potere delle major e una frammentazione di quelli che sono le altre forme di potere, perché da una parte le major, gli attori, ok, li blandiscono, li coccolano e li creano anche, ma dall'altra parte se queste cose gli sfuggono al controllo, perdono potere. E allora a questo punto, perché un attore potente come Tom Cruise ancora oggi ha una capacità contrattuale che sbilancia gli equilibri di un film, di una produzione, nel momento in cui adesso c'è un ritorno, cioè è quasi un ritorno allo studio system, se vogliamo, col fatto che gli attori possono essere clonati le facce, ringiovaniti, svecchiati, riportati in vita e tutto. L'attore, in questo preciso momento storico, secondo me, ha una posizione contrattuale diversa, tant'è che ci sono stati gli scioperi l'anno scorso per indicare come questa condizione, secondo me, sia sbilanciata dal punto di vista dell'equilibrio del potere sulle major. Ma la stessa cosa, i registi, le cose, alla fine il pubblico non è quasi più interessato a determinate cose, adesso è l'IP. Ok, se tu controlli un'IP forte, è più facile che tu riesci a vendere un prodotto indipendentemente da chi c'è dentro. O sta per uscire Capitan Stronzo con quello là che odiamo tutti. Quindi, insomma, cioè, Sai, è un c'è però esempio. un rovescio. Allora, secondo me, con la situazione attuale è quasi assurdo perché è un paradosso. Poi, vabbè, poi magari parliamo del film. Ma se tu fai, che ne so, i film Marvel, che ovviamente sono l'esempio base di questa cosa qua, e dove quello che spingono è l'IP, il personaggio molto più dell'attore, però comunque diventi uno famoso. E il paradosso è che probabilmente nella situazione attuale non puoi diventare famoso e potente come diventavano famosi e potenti gli attori fino a 30 anni fa. Il rovescio però è che il fatto di essere in quei film ti fa diventare più famoso di quanto, più famoso e, tra virgolette, potente di quanto diventeresti se quei film non ci fossero. Nel senso, Benedict Cumberbatch oggi è uno che comunque, se tu riesci a scritturarlo nel tuo film, il tuo film te lo mettono in produzione, ti danno i soldi, perché è un nome moderatamente famoso grazie a Doctor Strange. Senza Doctor Strange, secondo me, lui difficilmente arrivava Lui a sarebbe quel stato livello là. ancora quello di Sherlock, secondo me. Nonostante comunque ha fatto anche un sacco di parti da caratterista nel corso degli anni, Ma non è quello, stato soltanto. però non sarebbe Perché lui stato è un quello. attore, tra l'altro. Non sarebbe diventato Esatto. quello Cioè, non che, sarebbe siccome ce stato l'hai, allora ti fanno il il film. protagonista. Esatto, Ma magari esatto. sbaglio, ovviamente non ci abbiamo la controprova, però secondo me diversi protagonisti di quei film là hanno raggiunto un livello che non avrebbero raggiunto senza quei film. Solo che quei film creano un tetto oltre al quale non puoi andare, quindi non ci può essere lo Schwarzenegger, lo Ora, Stallone, che qualsiasi cosa voglia fare la fa. per esempio, sul fatto del potere degli attori adesso, ho detto Ryan Gosling. Però Ryan Gosling, comunque uno che viene dal successo ultraplanetario di Barbie, ha fatto The Fall Guy e non dico che non se l'è inculato nessuno, ma comunque non se l'è Sì, inculato sì, sì, sì. nessuno proporzionalmente al fatto, nonostante sia oggettivamente un bel film, divertentissimo, cioè proprio godibile, è un film soprattutto per tutti, e sta cosa però non arriva, quindi No, secondo ma me poi. siamo ancora molto nel livello di, non voglio dire come la comunicazione, perché la comunicazione fa tutto, ma secondo me è proprio a livello di, c'è questo forte sbilanciamento, cioè gli attori non hanno più proprio ad Hollywood il potere che avevano gli attori all'epoca, Improbabile. allora hanno un valore che può essere conteggiato economicamente, che è quello che appunto dicevi tu, Jopep, però
Perché nel senso che ti garantisce un incasso medio di tot. Cioè, più che uno star system inteso come potere, è una loro quantizzazione economica, non soltanto quanto ti costano, ma un guadagno percepito garantito, cioè, sono come i calciatori, gli expected goal, insomma. E loro Sì. hanno gli expected biglietti staccati. Poi generazionalmente forse è anche cambiato il modo di pensare. Vedo meno attori che sono ossessionati. Nel senso, vedo un sacco di attori che tipo Ryan Gosling, vabbè, mo ho fatto il botto, sto a posto, adesso voglio fare i film per la famiglia così li posso vedere i miei figli, voglio lavorare un po' di meno. Michael Fassbender, sì, no, vabbè, io adesso ogni 3-4 anni faccio un po' di film così poi posso pagarmi il fatto che mi piace gareggiare in auto. Altri, no, Chiamalo vabbè, io butto su. stronzo. No, ma infatti c'è cioè, più sano probabilmente rispetto a mi faccio triturare. Dal meccanismo. Comunque, Soprattutto tu. perché poi è difficile stare a galla, soprattutto con l'età, con i tempi, con le cose. Eh no, Io è come sono chiaro. arrivato a Intervista per il vampiro Vai. per riportare il cinema. Io purtroppo ho avuto l'adolescenza da vampiparolo, cioè nel senso vampiri, l'ultima figata in città per sempre, vestito nero, forse perché mo ci vuole, ero bruttino, ero pallido. Hai detto che eri bruttino e Riflessivo e pallido e si è quindi interrotta per un attimo la comunicazione. Proprio cazzo. ti è crollato addosso il mondo quando entra in confessione. Sì, no, ma è vero, quindi insomma la questione era che non era proprio quel genere di cose che era adattami. Vuoi o non vuoi, perché è riflessivo così. E quando vedi Intervista col vampiro, ricordo che scoprì l'esistenza di questo film. Io ero un grande fan di Dracula di Coppola, ero un grande fan di Buffy l'ammazzavampiri, che era una Eh cosa che vabbè. passava comunque all'inizio in fase notturna, ma poi tranquillamente edulcorato in fascia pomeridiana. Io lo guardavo in fascia pomeridiana, quindi a me sto fatto dei vampiri che si menavano mi piaceva assai. E scopro dell'esistenza di questo film da un'intervista o su Oh, Venerdì di vampiro. Repubblica, un fatto del genere. Di, no, l'intervista a Kirsten Dunst, dove parlava appunto di quella volta che aveva baciato Brad Pitt. Ma com'è sto fatto? Cioè, e poi c'erano le immagini del film. Intervista col vampiro, Brad Pitt. Tom Cruise, e io non so niente di questo film. Da allora lo scarico perché era già quel periodo storico là, perché non penso sia un film che ho visto passare in TV. Probabilmente sarebbe stata una cosa dai bellissimi di Rete4 in seconda serata. Questi fatti così quando ancora Rete4 aveva una parvenza di dignità e niente, quindi scarico questa roba e inutile dire che lo vedo a cannone, inizio, compro, cioè da qualche parte qua sopra c'ho anche Scelti dalle tenebre, che è il libro che è appunto il secondo volume della saga, che è quello sull'estate, lessi anche in formato digitale. La regina dei dannati, che non mi piacque tanto, iniziai pure a leggere la saga delle streghe, però era molto prolisso e mi persi un poco per la strada. Mi piacciono proprio i vampiri. E quindi niente, l'ho amato tantissimo da adolescente perché secondo me Lewis è proprio emo. Cioè, non c'è un altro modo per descrivere Lewis se non emo. Quindi in pratica Stellasi fa le pippe, pensa il fatto, ma così cerca questo costante esistenzialismo, questa ricerca di senso nella vita, appunto così. E per un adolescente è una lettura, secondo me, perfetta per diventare una specie di escluso della società. Detto questo, però, invecchiando, il personaggio di lui si è sempre stato più sul cazzo, progressivamente sempre più sul cazzo. E quindi mi sono allontanato molto da film, tant'è che ho provato in tutti i modi a osteggiare questo rewatch, che poi l'ho rivisto il film con piacere, e perché comunque mo ci vuole, saranno passati, non dico 20 anni da quando l'ho visto l'ultima volta, ma probabilmente tra i 15 e i 18. E quindi insomma me lo sono visto con piacere e questa volta ne ho apprezzato, diciamo, i tecnicismi, la recitazione, la mia parte che mi è piaciuta di più, non la che è figato uccidere le persone dell'estate, ma tutta la parentesi parigina secondo me è veramente figa.
E niente, alla fine mi sono divertito mio malgrado, Okay. Ma guarda, nonostante Lewis sia sempre insopportabile. due cose che mi hai fatto venire in mente. Una è, hai pensato che Kirsten Dunst, tempo fa c'era stata un'intervista in cui raccontava l'esperienza sul set, diceva che per lei aveva tipo 10 anni quando ha girato il film. Tra l'altro nel romanzo la bambina ha 6 anni, però Sì. nel film l'hanno portata a 10, leggevo nell'intervista anche perché per il tipo di personaggio che è e comunque di cose che deve esprimere sarebbe stato veramente difficile farlo, riuscire a tirarle fuori da una bambina di 6 anni. 10 anni puoi cercare di lavorarci un po' di più, ma al di là di quello. Lei racconta che in realtà l'esperienza sul set ne ha un ricordo bellissimo, che forse solo Marie Antoinette menziona come film che è stato così bello girare perché in termini di produzione, di location, robe che non si fanno più così, eccetera. Dice che Brad Pitt e Tom Cruise con lei erano fantastici, la trattavano come una sorellina, però qui dice anche, c'è questa scena in cui non è che proprio ci baciamo io e Brad Pitt, è più che siamo lì Esatto. vicini, ci sfioriamo, ma comunque per me all'epoca fu, la sensazione fu che schifo. Guarda, Dice, penso no, ma sia aspetta. esattamente la stessa intervista che ho letto. Disse esatto, pure che Brad Pitt aveva le labbra sic. Sì, no, ma poi dice, perché tutti dicevano, ah, oh, che culo, baci Brad Pitt, ma io avevo 10 anni, a me sto qua mi sembrava un vecchio, mi faceva schifo, poi non ho fatto, il mio primo bacio è arrivato a 16 anni, per cui figurati. E vabbè, ci sta, insomma. No, invece su Brad Pitt, allora, secondo me una cosa interessante è che può, insomma, avviare la conversazione su un aspetto del film. Pitt, in questo film, secondo me c'ha un problema. Il problema è che quello che è nel Brad Pitt cinquantenne è diventato una feature, cioè questa sua monoliticità e questa sua capacità magari anche di comunicare con gli occhi, con un po' di espressività, è diventata secondo me una delle cose più fighe del Brad Pitt, attore maturo, ed è proprio bravo. Qui ancora non la trovava questa cosa, e secondo me è abbastanza bravo nelle scene in cui è lì che chiacchiera con Christian Slater, che lo intervista e fa proprio questa cosa del personaggio completamente svuotato ormai di qualsiasi interesse nella vita lì che racconta, un po' ironico, però è proprio. Ma in tutta la parte flashback in cui deve esprimere delle emozioni, per la maggior parte del tempo trovo che fatichi un po'. Una cosa che non sapevo, facendo così, googlando un po', cercando interviste, ho letto delle interviste a Pitt che dice che per lui le riprese di questo film furono un tormento. Cazzo, passa mesi che vivevo solo di notte, col trucco. Prima di girare ogni giorno dovevano stare a testa in giù per tipo mezz'ora per farsi andare il sangue alla testa, così quelli del trucco potevano ricalcargli le vene, le Minchia. arterie in faccia per farle realistiche. E dice, e oltretutto lui era super deluso perché le cose più interessanti nel libro, il personaggio è un po' più sfaccettato, almeno questo dice lui nell'intervista, io non è che me lo ricordi così nel dettaglio, però dice, passa tutto il libro comunque a porsi delle domande, ma io sono malvagio, sono mo mentre nel film gli è rimasto solo il lato lamentoso, sto È senso di vero. colpa infinito, e il film è molto più incentrato sull'estate che dà di matto, sul lato affascinante del personaggio di Lestat che c'è nel libro. Però quello è stato trasportato molto bene. Il personaggio di lui è uscito un po' svuotato. E quindi magari Sì. anche questo contribuisce alla sua Ora, prestazione, secondo me, sembra, sai cosa? non Tu che granché. hai letto i libri, è letteralmente il personaggio, cioè nel film di Intervista col vampiro, è letteralmente il personaggio di Lewis come se lo ricorda Lestat in Scelti dalle Tenebre, perché Lestat inizia a dire, ah, questo stronzo di Lewis, un rompicoglioni là a rimuginare, cosa? Sì. E lui sostanzialmente. Cioè, il personaggio di Lestat usciva così forte proprio perché lui reagiva al fatto che quello si poneva le domande, che è una cosa che nel film non è esplicitata, nel senso che lui era così infame ed eccessivo nei confronti delle persone che incontravano in reazione all'atteggiamento che era quasi remissivo, di Lewis per tutto il tempo, che quindi creavano questo è un rapporto comunque strano, Sì, molto sì. strano. Però, allora, intanto Secondo una. me è che lui manca un po' il passaggio, cioè questa cosa che ha il senso di colpa, comincia praticamente subito, non c'è, nel film non c'è una fase in cui lui esplora il fatto, esplora il vampirismo, cosa vuol dire essere un vampiro, cioè da che accetta il dono, tra virgolette, di Lestat.
passa il film e comincia subito a raccontarsi che lui si sente subito in colpa, che beve solo sangue dai topi ogni volta che deve ammazzare. Cioè, manca un po' questo Sì, c'è il percorso, è momento in un cui po' ammazza la troppo schiava. affrettato. C'è il momento in cui ammazza semi involontariamente la schiava perché si fa prendere dalla sete. Eh sì. E da lì, sì, ma sai cos'è? In questo il film, secondo me, uno dei limiti del film è che c'è un po' la sindrome da film di Harry Potter o da biopic del devo condensare tutto e quindi faccio quasi tutto un po' frettolosamente. C'è un po', secondo me, stonite. Volevo dire una cosa però sul personaggio di Brad Pitt che devo dire, riguardando, è una cosa che non so se mi fosse spiccata particolarmente. Questo è un film, sempre nell'ottica di non so se oggi lo farebbero un film così in cui star di questa. Fanno tutti cagare. Cioè, nel senso, Lestat e Armand e il personaggio di Steven Rea, non mi ricordo adesso come si chiama, Santiago, tipo. Il Sì. Mimo, se non sbaglio, Sono giusto? degli psicopatici, e vabbè. Totale. Quello di Christian Slater è il meno peggio, ma è comunque uno sfigato che dopo che ti ha raccontato sta storia dice: ah, figata, voglio diventare un vampiro, ma tu sei scemo. Era un po' il punto di vista dell'adolescente che vuole fare ste Vabbè, figate, sì, però vivere la quello non è. notte, vivere per sempre. E lui, come cavolo, con che accento lo vogliamo dire, cioè il personaggio di Brad Pitt, alla fine, secondo me, lo inquadra molto bene in una battuta, in una cosa che gli dice Armand, cioè il personaggio di Antonio Banderas, che per inciso in lingua originale c'ha due o tre momenti in cui parla in italiano, perché giustamente stanno a Venezia, lui è spagnolo, gli fanno dire andiamo e un paio di altre robe, che ovviamente questa cosa Ma si non perde in stanno italiano perché parlano tutti in tipo italiano. a Parigi. È a Parigi. Sì, scusa, a Parigi, però gli dice andiamo. Quando stanno sotto il ponte incontra per la prima volta loro due e c'è Steven Rea che cammina sul soffitto del ponte, poi lo chiama e gli dice andiamo. Grande E scena quella comunque. Armand a Brad Pitt a un certo punto, adesso non mi ricordo le parole esatte, però sostanzialmente gli dice: tu sono 200 anni, adesso non so quanti, stai a romper cazzo col senso di colpa, ti senti in colpa, ti senti una merda, noi che ammazziamo la gente siamo mostri, però ancora qua stai. Non è che hai detto vado al sole e mi faccio bruciare, no, hai continuato e comunque in tutti questi anni della gente te la sei trincata anche tu, sei un ipocrita. Fai la morale a È tutti e vai in vero, giro ed è questa la fustigandoti cosa che però tra poi. l'altro lo affascina, perché tipo dice, se non sbaglio pure proprio, sei uno che ha la sensibilità di un umano trascinata in questa non vita. Dice, tu c'hai l'immortalità dei vampiri e i sensi di colpa di un essere umano. Beh, ma perché lui è uno. Cioè, però il fatto è che qui non c'è il trick che fa Buffy, per esempio, che quando diventi vampiro perdi l'anima e quindi vabbè, diventi una merda. Esatto. Qui sei quello che eri prima, al limite sei reso ebbro dai poteri, dal sangue, dalla sete, da tutto, però quello sei. E gli altri probabilmente non c'erano una vita esattamente piacevole, cioè dei traumi ce li avevano pure prima di diventare vampiri, probabilmente gli altri personaggi. Lui, il suo trauma è che gli è morta la moglie, ma magari era anche una persona amorevole, e quindi lo manda fuori asse il fatto di diventare uno che per vivere deve ammazzare la gente. Non solo vive per ammazzare, cioè, ma resta costantemente. Cioè, quello che vedi dei personaggi è che loro restano costantemente bloccati nel momento in cui muoiono. Quindi è letteralmente la cosa del muori e lascia un bel cadavere. E loro si portano appresso il loro cadavere per sempre. Bello come, ma con gli stessi pasi. Cioè, sostanzialmente è come se il fatto di non invecchiare bloccasse il loro anche sviluppo emotivo e la loro consapevolezza, almeno come sono tratteggiati nel film. Per questo lui è a lutto, è remissivo, e questa cosa praticamente col passare degli anni non la supera. E questo secondo me è Sì, il continua a essere un cazzo di lutto continua a da essere 200 da anni. 200 anni a lutto. Poi scopre il cinema e dice: ah, vabbè, posso vedere le albe anche al cinema, è tutto a posto e si sente meglio. Cioè, Sì, però il è punto è quello. quello che non, cioè, come se fossero bloccati. Lestat invece il personaggio fortemente adolescenziale, non a caso la loro svolta nella vita di coppia diventa quando provano ad avere un figlio. Sì, ma è tutta gente che ci avrebbe bisogno di andare dall'analista. Totale, Sostanzialmente. Quello che c'è il trauma della moglie è poi appunto il senso di colpa, però ci si crogiola nel senso di colpa. Non è che cerca di fare in modo che non succeda più. Sì, il mangia il topo, però poi comunque se mangia anche quell'altra. Lestat, che evidentemente aveva bisogno di una figura paterna che gli è mancata. è esattamente quello che dicono, che lui teneva un pessimo rapporto col padre in Sciolti dalle Tenebre. Se non, cioè, ricordo che c'era dei cazzi comunque sotto questo profilo.
E devo dire, ho trovato, di nuovo, sono cose poco più che accennate perché il film non è che si prende tutto questo tempo per farle respirare, però ad esempio, secondo me la parte con Kirsten Dunst è bella perché comunque, e questa è una cosa che magari ho notato di più riguardandola adesso da semi-cinquantenne, non lo so, però è veramente il ritratto della famiglia in cui c'è un, non so, genitore A e genitore B, dove uno è quello un po' più rigido e che cerca di infondere disciplina, e l'altro è quello un po' più morbido, però entrambi alla loro maniera perversa e contorta sono affezionati a lei e le vogliono bene. Lo stesso Lestat si fa fregare perché comunque si è affezionata a questa qua che aveva creato quasi solo per gioco, che secondo me è comunque carina come è costruita quella parte e funziona abbastanza bene. Per inciso, appunto, cioè il personaggio di Brad Pitt, i sensi di colpa, siete mostri, però poi gli vuoi bene alla bambina che davanti a te ammazza la sarta, ammazza il maestro di piano, ammazza questo, ammazza quell'altro. È veramente una merda tanto quanto, secondo me, lui, anche se s'atteggia da quello bravo. No, secondo, cioè, alla fine non può, immagino che la natura stessa dell'essere vampiro ti per forza ti obblighi ad essere, non, cioè, a essere moralmente reprensibile Chiaro, sì. o comunque avere una condotta discutibile da sotto tutti i punti di vista, perché per forza, per quello, per la tua natura, per i tuoi bisogni, per quello che fai. Alla fine non puoi che comportarti in una certa maniera. E il fatto che comunque, come diceva Francesco, che per 200 anni Brad Pitt rimanga a lutto, che poi alla fine nel personaggio di Kirsten Dunst, che come si chiama? Ah, Claudia. sì. Claudia. È anche fisico, nel senso che è bambina e sarà bambina per sempre. Tra l'altro, è lo stesso problema che ha. Non c'era anche in Near Dark il vampiro, Lui la si avvicina, vampira bambina. Quindi sì. la cosa del bambino, bambina che rimane bambina Quello per è sempre, ma comunque Carmilla emotivamente proprio. cresce. Carmilla. Cioè, lo stereotipo, cioè l'archetipo è Carmilla, che se non sbaglio è una delle fonti di ispirazione per il Dracula di Bram Stoker, prima ancora. Quindi sì, alla fine, cioè, il concetto, uno dei concetti del film è l'immobilismo che la condizione dell'essere vampiro ti impone, che fa da contraltare al fatto che comunque invecchi costantemente, emotivamente, e il tuo corpo non invecchia. Quindi c'è questo sbilanciamento tra le due componenti della creatura. Stavo per dire essere umano, ma non sono essere umani, della creatura. Quindi, se fisicamente rimani per sempre quello che sei, invecchi costantemente, non puoi continuare a comportarti. L'estate è quello che, tra l'altro, l'estate non viene mai detto quanti anni ha, giusto, nel film, da quant'è Allora, a che è. parte che c'ha 200 anni già quando trasforma Lewis. Ok, quindi è quello il discorso, cioè l'estate, il grande inganno di l'estate che gli dice: ah, ti do il dono della vita eterna, potrai comportarti per sempre. Cioè, è impossibile che tu continui a vivere nello stesso modo, nella stessa maniera per 2, 3, 400 anni, anche solo perché esteticamente rimani, sei ancora una persona di 30, 35 anni, 40 anni, che è un po' È una cosa che affronta anche Neil Gaiman in Sandman, quando c'è Sandman fa la scommessa con la persona a cui dà il dono dell'immortalità, che Ah, c'è anche nella sì. serie TV. Sì. Alla fine è un po' lo stesso tema, la stessa cosa. Alla fine, cioè, Sandman gli dice: vedrai che l'immortalità è una rottura di coglioni e mi darai ragione. Invece l'amico lo smentisce perché trova nell'immortalità comunque motivi per continuare a vivere, per continuare a divertirsi, per tirare avanti. Però l'immortalità, il tema che l'idea che l'immortalità sia una rottura di coglioni infinita, letteralmente, è ricorrente nella letteratura, nel cinema,
alla fine la noia, quello che non cioè vorresti morire di noia, ma non ti ammazza manco quella quando sei Allora, immortale, perché a guarda, il punto è un certo punto. quello, cioè le persone noiose si annoiano. Sì, però Probabilmente voglio dire. se sei annoiato, ma immaginati quella scena di Eternals dove sta quello là che fa il sordomuto, no, la sordomuta super veloce che passa la vita chiusa là dentro, però a leggere ed è contenta. Però c'è un fatto, allora, a parte che, scusate, una puntualizzazione, all'inizio Brad Pitt, la battuta dei 200 anni è quando parla con Christian Slater, dice io sono 200 anni che sono morto, ma stavo guardando, adesso questa cosa non viene specificata nel film, però da libro, in realtà Lestat nasce nel 1000, aspetta, stavo guardando adesso, nel 1760 e lui nasce... poco dopo, cioè 20 anni dopo, tipo, una 30 anni dopo. Per cui, Non era vampiro da tanto più tempo di... sì, cioè lui si atteggia come se No. fosse Sì, un infatti, no. Era un neonato. ragazzino pure lui. Vampiristicamente parlando, sì. 7 novembre 1760, figlio del marchese, settimo figlio del marchese d'Auvergne. Vabbè, Immagina comunque, settimo no. figlio, che complessi con la figura paterna che doveva tenere comunque. C'è tutta una Infatti, ma storia sul fatto che lui, il freddo, i lupi, mo che cazzo si ricorda. no, ma sì, certo. E no, e la cosa anche tu prima dicevi che è diciamo estremizzata nel personaggio della bambina, ma è comunque in una qualche forma presente in tutti i personaggi. C'è anche il fatto che è vero che tu non invecchi fisicamente, ma continui ad avere esperienze, e quindi in un certo senso comunque invecchi come, non so, come persona, però comunque non invecchi. Cioè, la bambina ha il corpo e il cervello comunque di una bambina di 10 anni, il che vuol dire che non passa attraverso la pubertà, cioè tutte cose che ti cambiano fisica. Il cervello è una parte del fisico, il Certo. cambiamento passa anche attraverso il fatto che te cambia proprio fisicamente il cervello. E quindi lei ha l'esperienza di una trentenne a un certo punto, cioè di una persona che ha vissuto 30 anni, ma comunque immagino dei limiti nell'elaborarla a livello mentale, non che questa cosa venga approfondita particolarmente nel film, però uno se lo può Soprattutto perché immaginare. non sappiamo la meccanica di tutto questo, però sì, sono d'accordo con te. Per questo diciamo, sono bloccati. E lì secondo me diventa credibile e interessante l'aspetto del fai fatica a vivere secoli. Perché comunque tu rimani quella persona lì che deve adattarsi al mondo che ti cambia attorno e oltretutto lo devi fare mentre ti stai nascondendo da quel mondo, perché se non puoi uscire di giorno, se te vedono te ammazzano, esci solo per magnartela la gente. E infatti c'è quella cosa di Armand che dice tu sei nato qualche secolo dopo di me, magari mi puoi spiegare un attimo come gira il mondo adesso. Ed è parte del fascino della cosa, perché giustamente uno dice, vabbè, ma se sei uno a cui piace andare in giro e fare cose, comunque magari l'immortalità te la godi. Sì, però non ci si può dimenticare il fatto che te la devi godere, uno, senza che il tuo corpo in qualche modo cambi nel tempo. Due, sono un po' frequentate, limitate le frequentazioni che puoi avere. Tre, comunque se sei uno che non la vive benissimo, passi la vita ad ammazzare gente per magnartela, capisci che diventa complesso. È normale che diventano tutti psicopatici, anche quelli che non lo erano in partenza. Là diventano psicopatici perché a un certo punto gli si rompe il meccanismo dell'empatia, non possono più empatizzare con la Eh sì, per gente. forza. Cioè, o ti si rompe il meccanismo dell'empatia, o un giorno dici vabbè, affanculo, esco col sole e muoio perché non si può così, o diventi Luis che si lamenta e basta per 3 secoli. E poi ci sta la terza opzione, che è quella che nel film non esplorano, il fatto che loro a un certo punto scelgono matematicamente di andare in una sorta di letargo. Ah, è vero, sì, c'è anche questo fatto. Mi sono rotto il cazzo, esco perché non mi interessa più niente, che era un po' la fine che faceva Lestat nel libro, perché lì poi a un certo punto ho detto ho sentito della musica, stavano suonando, mi è venuta voglia di risvegliarmi e mi sono messo a fare musica con loro, perché la Tra l'altro musica mi interessava. non so come mai, cioè non so da cosa possa nascere questa scelta a livello di scrittura, però una grossa differenza fra il film e il libro è che nel libro Lestat rispunta già a Parigi e partecipa al fatto che dice questi devono essere puniti per quello che mi hanno fatto.
Poi anche pentendosene, perché dice, minchia, anche un po' per colpa mia hanno bruciato la bambina a cui comunque ero affezionato e seppellito quell'altro nella bara. E lì poi sparisce l'estate e non c'è in realtà nel libro il Esatto, finale con lui che torna l'epilogo, e se magna il giornalista. Hanno rigirato questa cosa, probabilmente perché volevano dare più spazio ai personaggi dei vampiri parigini, suppongo, senza perché diciamo aggiungerci anche perché quest'altro aspetto. l'estate si magna tutto quando appare in scena, pure paradossalmente Sì. quando compare all'ultimo a tutto che sta rachitico sulla poltrona e ci sta l'elicottero che dice oh, la luce, no, guarda, ma è tutto a posto. Cioè, secondo me pure là è carismatico, cioè l'estate è carismatico sempre Però è bella l'idea di e fare, di soprattutto nuovo, se lo... fa parte del farti vedere i personaggi che non sono solo, diciamo, la parte che proiettano fuori, ma c'è anche altro sotto, nel senso, Certo. lui non è veramente solo questo suo tentativo di mostrarsi come un'anima nobile, ma un po' anche ce la faccia come il culo, e lei sta che fa tutto, il variopinto, il sopravvissuto, quello che se la cava sempre, poi, dopo quello che ha passato, diventa uno che addirittura ha paura a uscire di casa e passa, non so, 70 anni, 100 anni, 200 anni rinchiuso lì a mangiarsi i topi, poi proprio lui che diceva che non l'avrebbe mai fatta sta cosa. Secondo me, da questo punto di vista, è affascinante. Volevo dire una cosa sul personaggio di Kirsten Dunst, che di nuovo è una cosa che ho visto leggendo, che onestamente non sapevo, non ricordavo. Io ho trovato molto bello il fatto che quando lei... Ah, ecco, così possiamo introdurre una cosa di cui abbiamo discusso io e te, Francesco, cioè il personaggio di Kirsten Dunst ha questo rapporto con quello di Tom Cruise e quello di Brad Pitt, che secondo me viene chiaramente dipinto come una famiglia, cioè loro sono i due genitori, inciso nel 1993, è comunque un film in cui non c'è, non mostra in maniera esplicita il lato omosessuale del rapporto fra loro due, ma lo suggerisce ampiamente anche poi con Antonio Banderas, fra Brad Pitt e Banderas. E comunque dimostrano una famiglia in cui ci stanno due padri. E secondo me, in un film poi di questa, di una produzione di queste dimensioni, comunque non era una cosa Del scontata resto, 30 anni fa. dal Non lo è regista neanche della moglie del adesso. soldato, tra l'altro, e Sì. attenzione. Però poi il rapporto un po' cambia, nel senso che io trovo che fino alla fine ci sia comunque un rapporto genitori-figlia, per quanto deviato e psicolabile come rapporto, ma comunque lei, essendo una bambina che ha vissuto per 30 anni, inizia a vedere le cose in maniera un po' diversa e c'è questa cosa un po' ambigua su cui trovo che il film si fermi subito prima di diventare veramente creepy, riesca comunque a mantenere un minimo di distanza, però del rapporto di lei che vede il personaggio di Brad Pitt, sì, come suo padre, ma forse anche come una figura di cui si è invaghita, non lo so. La cosa che trovo bella è che però... Una tipica sindrome di Elettra, tra l'altro. E la cosa che trovo bella è che però poi in realtà alla fine... Non è quello che cerca, cioè lei quello che vorrebbe è riavere sua madre e quindi va a trovare questa donna che ha perso la figlia per malattia e che è disposta a diventare vampira, per diventare la sua madre surrogata, che nel momento in cui si deve separare da Brad Pitt dice, vabbè, allora io voglio ritrovarmi una madre che di nuovo è la versione psicolabile, deviata e maniacale dei vampiri di fare questa cosa, mi ritrovo una madre ammazzandola. Però secondo me è una cosa bella, tra l'altro nel libro dura un po' di più, cioè qui appena lo fanno vengono Cioè, deflagrati. manco il tempo di sciatare, letteralmente, Sì, presi e brasati via così. nel libro hanno il tempo di godersela almeno un pochino sta cosa, e l'ho trovata una cosa bella. E che mi ha, vabbè, ovviamente io genitore di bambina, però mi ha, devo dire, abbastanza coinvolto e mi è piaciuta anche da adulto quella parte là, con un dettaglio che non sapevo, che ho scoperto leggendo prima di registrare così, che tutto questo filo narrativo qua, Anne Rice ha perso una figlia per malattia. Cioè, quindi proprio ci sta scrivendo lei dentro questo. C'è un elemento autobiografico infilato nel libro. E in effetti, cioè, è secondo me, adesso io il libro non me lo ricordo, nel film quella è la parte in cui cerca di mettere un po' più di emozione, di non limitarsi a Tom Cruise che fa il matto Che fa il trick e ballacche e quegli altri che sono una banda di psicolabili elevati a sì. sistema, però. Sì, tra l'altro quanto è Ecco, figo tra gli Banderas, questo psicolabili, film.
Non solo quanto è figo Banderas, a me c'è un dettaglio che mi fa ridere, ma ne parleremo dopo, perché tipo ogni situazione può essere risolta con gli incendi. E tipo, e diamo fuoco a tutto, come se tenessero i debiti e devono bruciare il locale. Perché ho detto, vabbè, almeno ci rifacciamo con l'assicurazione, quindi mi fa ridere. Allora, su questo rapporto ne parlavamo appunto proprio ieri, è interessante pure il fatto che anche là, quando Kirsten Dunst guarda la donna nuda attraverso la finestra e la guarda con ammirazione. Non si capisce mai quanto il limite è del desidero essere così, desidero avere questo. Perché mo ci vuole, ed è una cosa che pure là resta sfumata. Ecco, secondo me il film ed è veramente molto bravo a restare sospeso su quello che è la metafora, per certi versi, perché il vampirismo di Chiesa è la metafora, cioè perché a un certo punto è del sesso, dell'omosessualità, della droga, perché a un certo punto quando dice, quando lui si inizia a guardare appena trasformato in cielo, il fatto le Bella stelle, quella si guarda scena. le mani, sembra che si è fatto La statua che l'LSD si gira. praticamente, La statua che la lo statua che si guarda gira, che anche. apre gli occhi e si muove. Cioè, quello è chiaramente uno sballo da acidi. Quindi, in pratica, eppure là parla dell'apertura della percezione e tutto il resto oppresso. Quindi, insomma, è interessante perché resta molto sfumato. E che quelli che l'hanno visto si lamentano che nella serie di intervista con il vampiro è più virato sull'omosessualità, mentre non lo ricordavo fosse così più, tra virgolette, vago e cioè, ecumenico rispetto al film. Cioè, il film è molto più aperto sul significato della metafora vampiro, perché può essere veramente tanta roba. Guarda, che io ricordi nel libro è un po' più esplicito del film. Adesso non è che ci sta a descrivere le scene che si Probabile. trombano, però nel senso è chiaro che è una relazione che di nuovo nel film è proprio, come dire. Cioè, allora, secondo me tu guardi il film, non puoi non pensare che ci sia No, non puoi comunque non amore fra loro pensarlo che sia due una roba, e che Brad Pitt certo. e Antonio Banderas sono andati tanto così da trombare. Però non viene mostrato, c'è cioè neanche un No, bacio non vero e viene proprio. Cioè, esatto. mentre nella Per serie TV, questo da te quello lo che ho capito, è più mantiene esplicito da sfumato. questo punto di vista. Tra l'altro, ne Esatto, parlano comunque esatto. molto bene della serie TV che è inciso. Hanno rinnovato per la terza stagione. Le prime due raccontano sostanzialmente intervista col vampiro, ma già infilandoci cose del terzo libro. E la terza stagione dovrebbe proprio andare di petto sul terzo libro, da quello che ho capito. Io non l'ho seguita, però No, ne non parlano lo bene. sapevo. Però se non sbaglio, c'è invece sulla serie delle streghe ci sta la D'Addario. Sì. Però non ci ho provato perché non c'è, mo ci vuole, sono sommerso di roba, non Ci riesco a guardarmi manco vuole. le dita dei piedi. Bisognerebbe essere vampiri per guardare tutta sta roba. Soprattutto co come non annoiarsi quando c'è una vita intera, sfogliare il catalogo Certo che poi se sei un di Rai. vampiro e te guardi intervista col vampiro, e che cazzo? Che sembra una cosa Guarda estremamente. qualcos'altro. Sembra una cosa estremamente. What we do in the shadows, se ci pensi. E ti ho detto. Vero, è vero. Se rileggerlo come commedia romantica familiare, se ci togli tutta l'infrastruttura vampiri e lo guardi solo come un po' come quel film con Anesh e della coppia delle due donne omosessuali che c'era anche, io ho tutti i cazzi di nomi, adesso mi sfugge. Comunque sì, ci sono le storie della famiglia omosessuale che ha col figlio, la figlia. In questo caso, se lo prendi appunto come storia familiare di una coppia alle prese con la figlia che preadolescente, ribelle, che crea problemi, fa troppo ridere, però ovviamente è una lettura troppo semplicistica, però è anche divertente vedere che c'è questa sottotrama, Sì, questo sì. sottotesto della famiglia dei due padri, che tra l'altro puoi anche leggerlo nel contesto di famiglia in crisi che decide, per provare a salvare il matrimonio, Di avere facciamo un un figlio, figlio. sì, che è anche un altro Questi dei classiconi. sono i 40 e Modern Family.
No, ma è totalmente quello, nel senso che secondo me Lestat nella scena in cui, perché lui trova la bambina che è di fianco alla madre morta e dice, un po' c'ha fame, un po' secondo me dice ti ammazzo così non devi vivere, sopravvivere a tua madre. E poi se ne va via, va, cosa ho fatto? Il senso di colpa, ma sei un coglione. E l'estate, secondo me, lì è un misto di, cioè la cosa come nasce, è un misto di, ah, hai voluto darle una morte pietosa, non te lo concedo sto fatto, la resuscito come vampira, suca. E in più sa che può essere un modo per tenerselo, è letteralmente quello. È proprio la cosa l'immagine della coppia in crisi che cerca di una delle una, della per, una persona della coppia in crisi che decide che un figlio può essere il modo per salvare la relazione, che poi non è mai vero di solito, anzi. No, e di nuovo, non è che è groundbreaking, ma lui, Lestat, che è convinto che non gliene frega niente della bambina, invece si scopre ad avere, nella sua versione deviata, una sorta di istinto paterno. Di nuovo, non stupisce nel momento in cui poi sai che padre, cioè non, lui non ce l'ha avuta una vera famiglia e quindi comunque cerca di compensare la sua. Cioè, da quel punto di vista, per quanto semplicistico, secondo me è fatto bene. E ripeto, sembra veramente. Ci sono quei 20 minuti in cui chiaramente il tono si sposta verso la commedia con come dire, le birichinate di lei, che poi le birichinate sono ammazzare gente, però insomma. Quando ammazza la sarta, no, abbiamo detto che queste cose È non si fanno. Cioè. fantastico Tom Cruise che arriva e ha detto no, non si fa così. Poi però quando ammazza l'insegnante di piano, allora non devi fare queste cose in casa, lo leva, continuiamo dai, continuiamo la lezione e lui le spiega come suona, cioè tra l'altro io immagino che Tom Cruise abbia imparato a suonare il piano solo per fare sto film, però ormai me lo immagino così, è matto. E tutta quella parte secondo me è veramente azzeccata, anche nei dettagli, perché ad esempio nel racconto di Brad Pitt, quando dice lei all'inizio dormiva nella bara con noi, poi a un certo punto ha chiesto di avere la sua bara, che è quello che fanno i bambini, cioè è normale che un bambino a un certo punto, mia figlia aveva il letto con la classico, quello con la barriera attorno, e a un certo punto ha detto, ah no, però adesso lo voglio aperto, ah però adesso voglio il letto normale, però ogni tanto veniva nella bara con noi quando si sveglia, cioè. E come dici tu, sembra veramente una storia leggera di una famiglia un po' improvvisata che imparano a vivere assieme, solo che ammazzano la Due gente. uomini e un bebè, quelle cose così. Esattamente, esattamente. Che poi, vabbè, e poi arriva il divorzio, diciamo in maniera un po' Con radicale. lanciafiamme. Bruciamo casa. Però Che di nel nuovo è. complesso, esteticamente l'ho trovato Sì, bellissimo, faccia del bellissimo da cazzo. vedere, bellissimo, recitato benissimo. Colonna sonora, tutto il comparto tecnico realizzativo è splendido. A livello di ritmo, la palpebra ogni tanto un po' ha ceduto. Confesso che in alcuni momenti ho un po' accusato, perché comunque c'è il racconto in alcuni momenti un po' si affloscia, si Si siede. accascia, incespica, non è proprio che c'ha sto ritmo travolgente. Un po' come Brad Pitt, che tra l'altro il Brad Pitt moderno, diciamo lui moderno, che parla così lentamente, tranquillo e lento, è secondo me una splendida rappresentazione del vampiro che dice: ma perché devo parlare velocemente? Perché devo andare di fretta? Che tanto c'ho tutto il cazzo di tempo. Non ho, non, il tempo è l'unica risorsa che non mi manca, quindi posso stare qua a raccontare, a parlare lentamente, a essere flemmatico, che tanto non è. E quella è una caratterizzazione che mi è piaciuta moltissimo del vampiro moderno, del vampiro che ormai le ha viste tutte, ne ha viste tante, ormai non c'ha più, è esperto nella materia. Però sì, è un po' a livello di ritmo, secondo me, fa un po' fatica in alcuni Allora ad al alti e bassi, ci sta quel secondo me. momento in cui non c'è più Tom Cruise che il film si siede, dice che cazzo mi vedo, mo? Cioè cosa sto vedendo? E poi dopo, pur esempio, l'innesto del personaggio di Armand e della congrega è estetico, ma non così
totalizzante come è stato l'estate fino a quel punto. Cioè, è veramente tanto figo, è veramente succede carismatico. Qualcosa. Succede qualcosa. Però il personaggio, secondo me, più che altro è... non è abbastanza caratterizzato per rimpiazzare le stat. Nel senso, è misterioso, è affascinante, però è... cioè, come dire, non dico che è Boba Fett, ma quasi. Nel senso che... È il problema della condensazione, nel senso che comunque esatto. racconta 100.000 cose che in un romanzo sono super approfondite e qua sono invece asciugate, dando esatto. spazio alle cose più cinematografiche, ovvero Tom esatto. Cruise che è sorprendentemente a fare il merda psicopatico. Sorprendentemente, magari chissà non so neanche... perché, ecco. Per esempio, però, tutta la parte di cioè a me la parte di Parigi è quella che ho rivisto con più piacere, secondo me, perché era quella che ricordavo di meno, appunto proprio per questo fatto. Però in realtà, secondo me, c'è un sacco di belle idee. Per esempio, tutto il fatto della congrega, come si muove, come sono viscidi, come è strano. La catacomba nella quale vivono è figa, interessante. Pure quella scena in cui scendono sotto al teatro, secondo me è costruita bene. Pure gli spettacoli di Gran Guignol che fanno sono divertenti, cioè Neil Jordan cioè, lo riempie di scene molto esatto. belle, gli manca un po' la sostanza a legarle esatto. assieme, esattamente, però secondo esatto. me lui riesce a dargli sufficiente vita. Beh, poi è chiaro che è personale, però io lo riguardo sempre con piacere senza rompermi le palle. Poi comunque alcune, allora, a parte che sono sempre belli, molto belli, certo un po' barocchi e cioè come dire zuccherati, però tutti i momenti, Brad Pitt che cammina da solo nelle strade di Parigi, Brad Pitt che cammina da solo in mezzo alle fiamme, Brad Pitt che cammina con la falce in mezzo alle fiamme delle catacombe, cioè tutti quei momenti lì sono molto, molto evocativi. O anche la prima apparizione di Tom Cruise sotto forma di mani, che guarda dall'alto Brad Pitt sotto che sta passando e lo studia, è pieno di momenti molto azzeccati. E anche là, quello là è tanto nosferato pure, per esempio il fatto delle sì, mani. Sì, sì. E le loro prime uccisioni, secondo me, sono molto, molto, molto riuscite. Cioè, ci sono dei momenti che funzionano dalla Thor, di nuovo. Non sto dicendo che sia chissà cosa, ma che comunque riescono a comunicare bene. La scena con loro due che si bevono la tizia mentre stanno guardando lo la farsa lì fuori all'aperto, e ancora di più la scena che dicevamo prima, quella girata nell'arco di 2 settimane, con Louise sostanzialmente seduto che guarda mentre Tom Cruise attacca le due dentro alla stanza, la scena un po' cuckold, diciamo così, e che però è tirata per le lunghe, con lei che chiede pietà, e soprattutto che ti mostra proprio l'estat quasi bambino, cioè veramente capriccioso, del tipo no, ah, non mi vai dietro, allora io per romperti i coglioni torturo questa qua, la butto nella bara, la tiro fuori, la faccio spaventare, la terrorizzo. Quella scena, secondo me, è proprio, cioè, è che poi comunque è divertita perché c'è Tom Cruise che dà di matto e va sopra le righe, però quella che racconta è abbastanza agghiacciante, voglio dire. e trovo molto efficace la parte in cui va tutto a rotoli a Parigi, con loro che vengono catturati, trascinati, la sepoltura, le due, la scena fa cagare, quella secondo me è la scena in cui fa più cagare sotto, perché arrivano questi qua vestitini e se li portano, cioè è una roba veramente inquietante, che non sei al sicuro, perché fino in quel momento tu li vedi e c'hai la sicurezza del fatto di essere loro in cima alla catena alimentare, e a un certo punto succede sto fatto. Sì, sì. E poi è bello anche il momento in cui Louise esce e gira per le catacombe con gli altri che non lo stanno neanche a fermare, lo guardano e gli ridono dietro mentre lui va a vedere cosa è successo a Claudia e alla nuova madre, insomma. Non so, quella parte secondo me è proprio efficace. E che lì poi lì il film un po' finisce, nel senso, poi ci attacca queste due o tre cose, sì, una dietro l'altra, che sono comunque il percorso è abbastanza concluso. Sì, poi è divertente che cioè, l'altra cosa divertente è che è un film tutto quanto di coprotagonisti, perché Lewis è come se fosse la voce narrante e lo spettatore a quelle che sono le cose fighe che fanno gli altri, perché quindi il motore della prima parte è tutto quanto Lewis, il motore della seconda parte è
Kirsten Dunst, no, perdonami, lui, se Tom Cruise. La seconda parte tutto quanto Kirsten Dunst, la terza parte Antonio Banderas. E poi quando finisce pure Antonio Banderas restano appesi perché te mo e mo ciao, fine. Tra l'altro, Sì, come perché l'hai poi descritto? lui non è questo personaggio particolarmente interessante, perché poi No. è definito dal suo lutto. Se gli togli il lutto, non gli hanno dato nessun'altra caratteristica interessante. È un Esatto. uomo che quando è stato trasformato in vampiro, che poi magari è anche vero, cioè nell'immaginario fantastico di Anne Rice non rimani soltanto cristallizzato nella tua età fisica, ma rimani anche cristallizzato nella tua età psicologica, emozionale e anche nello stato emotivo e emozionale in cui ti trovavi. Quindi, se eri in lutto quando se ti trasformi in un vampiro, rimani in lutto per tutta la vita di vampiro. Poi magari non è vero, però per come viene descritto, come viene caratterizzato lui, è un po' questo personaggio un po' palloso, un po'. Sì, no, è veramente Cioè, lui è bravo, poi alla terribile. fine è interessante quando racconta, quando racconta ai giorni moderni, quando è col personaggio di Christian Slater, che è flemmatico, lento, deliberato nei movimenti, in quello che dice, come lo dice, però nel naturale, per il resto, è sempre un po', è un po' spettatore nella sua storia, non sembra mai davvero co-protagonista. Nella vicenda che sta raccontando. Mi chiedo se È l'idea letteralmente un anche. uomo in balia degli eventi. Mi chiedo se l'idea anche nell'ottica di quello che dicevo prima, menzionando Brad Pitt, che diceva: beh, il personaggio me l'hanno svuotato rispetto al libro, e quindi è stata proprio una palla al cazzo da interpretare. Sto Probabilmente è parafrasando. così. E effettivamente mi chiedo se ci sia stata anche una scelta a livello di scrittura di voler fare proprio questo, cioè di avere lui come personaggio semivuoto, perché così diventa l'avatar dello spettatore. Che esplora questo mondo e i motori poi della storia sono quelli che dicevi tu, Francesco, cioè prima l'estate, poi Claudia e poi Armand, magari meno Che sono efficaci tra l'altro dell'estate. diversi modi in cui è declinata, diciamo, questa immortalità. Tra l'altro, per ritornare al discorso di prima, perché per esempio è come se ci fosse a questo punto un doppio avatar, perché l'avatar del lettore dovrebbe essere Christian Slater, ma Christian Slater è impalpabile, quindi è tutto quanto in terza cioè in No, prima persona, è chiaramente perché lui, perché lui è quello che è nuovo a questa vita e quindi la esatto. scopre assieme a te. E prima Tanto c'è anche il. Scusa, vai si è avanti. attratto e disgustato dall'estate, poi c'è l'affetto per lei e poi c'è l'attrazione per Armand che però poi ritorna, fa il giro e diventa disgusto. Perché poi c'è questa cosa bella di Armand che alla fine non viene. Cioè, noi non lo sappiamo se sia effettivamente così, però Louise dà per scontato che in realtà Armand abbia orchestrato tutto per Sì, liberarsi ma si dei vede. vampiri. Ma si vede praticamente la scena in cui prende chiude la porta alle spalle, ma sta Sì, succedendo il però casino, lo sai, lascia là a siccome non pasturare, chiuso viene nella detto, bara. quello che Armand cerca di far passare è che io non potevo impedire questa cosa, o l'unica cosa che potevo fare era cercare di salvare te. E Beppe dice, col cazzo, tu potevi impedirla, addirittura gli hai detto tu di farlo, perché te ne volevi liberare e volevi solo me, suca. Alessandro, cos'è che volevi dire? No, che volevo dire che magari anche un aspetto che magari non abbiamo considerato, che anche è quanto è affidabile come narratore Ah, sì. il personaggio di lui. Alla fine lui ci racconta la sua versione dei fatti. Non possiamo sapere se veramente lui sia stato uno che ha assistito agli omicidi, alle efferatezze di Lestat senza partecipare, o comunque se ha partecipato, lo ha Ecco, fatto guarda, contro la sua volontà. secondo me Lewis, come il personaggio che viene caratterizzato, non è un narratore inaffidabile. Fosse stato Lestat, allora là devi metterci una percentuale di spararla
per farsi più grosso di quello che è. Cioè, allora, per fare uno schematismo più pop, è come quando in Buffy. Lewis è tipo Angel una volta che gli ridanno l'anima e quindi è là che si lamenta, non possiamo fare sesso altrimenti perdo l'anima, così, mentre invece Lestat è Spike che fa le puttanate, che è cattivo, è arrogante, è uno stronzo, quindi secondo me, per come è configurata la caratterizzazione dei personaggi, escluderei il narratore inaffidabile. Sai cosa, Francesco? Però, secondo me, non è narratore inaffidabile nel senso che non si inventa cose. Secondo me è moralmente inaffidabile, nel senso che lui ha questa visione filtrata dal senso di colpa, dal fatto che lei è stata uno psicopatico, io invece sono uno che è bravo, perché. Però poi in realtà il film stesso ci dice anche che, di nuovo, tu con questa tua moralità sei anche un po' te la stai a raccontare e non sei così bravo come sostieni o come ti piacerebbe pensare di essere. Quindi magari da quel punto di vista. In questo senso è interessante, l'avevi accennato tu prima, il secondo libro, che in italiano è Scelti dalle Tenebre, ma il titolo originale è Scelti dalle tenebre. Lestat, il vampiro, è il titolo originale. E praticamente racconta tutta la sua storia, da quando diventa vampiro fino ai giorni nostri, e poi si conclude con un cliffhanger, perché poi la seconda parte è il terzo libro, con Esatto, la perché poi ci sta anche rivetenere. tutto tutta la tematica delle divinità dei vampiri, No, chi li ok, ha ma creati. nel raccontare tutta la vita di Lestat c'è una parte che riracconta Intervista del vampiro, però dal suo punto di vista, che aveva a che fare con sto rompicoglioni di Lewis, a me mi piaceva, però era anche un po' una palla sto tizio. Quindi comunque c'è E un poi po' il abbiamo mio avuto punto tutti di vista. quanti una fidanzata così. Vabbè, qua io no, non mi esprimo. Però sì, No, io sì. Adesso ogni tanto lo rivedo all'università che facciamo della roba da dottorandi insieme. Dico, mannaggia miseria, io mi stavo a rovinare per questo. Sta strozza insopportabile. comunque sì, be c'è cioè, bello visivamente, le scenografie, la fotografia è proprio bello, andrebbe le scene, i miei momenti. Un po' spezzettata, mi hanno detto la scrittura, però. A me Tra l'altro c'è soltanto il trucco c'è. non mi convince. Il Ma trucco c'è. di. Allora, Tom Cruise lo porta meglio, nel senso è più. Gli sta meglio. Brad Pitt pare veramente che c'ha la maschera di gesso in faccia. Beh, ma perché quello è lui, non è il trucco, è Mentre lui che è invece deciso. Lestat lo rende più. Lestat è proprio più nervoso, è più. Cioè, è più Sì. fremente, come posso dire, A me è un altro piacciono anche i due personaggio. personaggi, uno è molto più Esatto, è un altro personaggio. Così, vulcanico, esatto. ruba la scena, è un po' come Chandler in Friends, che quando è a schermo ruba un po' la scena a tutti perché comunque è il personaggio più carismatico, che colpisce di più con la battuta pronta, più aggressivo, nel senso. E l'estate è così anche nel film, mentre lui è quello che sta nell'angolo a tirarsi le pose, appoggiato al muro, che non balla, che va alle feste e non balla, non parla con nessuno, sta lì col bicchiere in mano e Esatto. sorseggia il suo vodka Tony o quel che l'è. Un Cioè, alla fine. effettone, cioè invecchiato per carità, però secondo me è ancora comunque bello da vedere, è quando tagliano la gola all'estate e inizia a invecchiare gradualmente mentre gli sbrofa, cioè si vede lontano un miglio che a un certo punto non è più Tom Cruise ed è l'animatrone, però ha fatto No, bene. che hanno preso un vecchio e l'hanno In effetti, a ammazzato. livello estetico, anche gli effetti, secondo me, reggono Oh, bene. Non c'è sono stato il ottimi. momento in cui, vabbè, dai, sta roba. Non ho Sì, avuto sì, sì. mai il momento che mi ha tirato fuori dal film perché c'è qualcosa che non funziona a livello estetico. Anche Beh, ma perché è. non cerca di fare niente di particolarmente cioè, ambizioso, rimane sempre piuttosto tranquillo a livello di effetti speciali, alla fine non. Del resto è il team che aveva appena cambiato il mondo degli effetti speciali facendo Jurassic Park, Ah, ok, mescolando fisico e computer grafica. è così. Una scena che mi ha colpito un sacco e che l'ho trovata proprio a livello realizzativo, mi sono chiesto, minchia, questa roba qua deve essere stata pericolosissima.
quando Brad Pitt dà fuoco alla casa. E lì ho pensato, ma mica, se Bellissimo. sta roba l'hanno fatta per davvero, il rischio che ti prende fuoco le sopracciglia, le tutto, è altissimo. Che tra l'altro sembra Poi che con i dia fuoco. E capellazzi. infatti, con i capelli lunghi, cioè, poi ovviamente sarà stato fatto super in Sì, sicurezza, però stuntman. a vederla così, a vederla fatta, era È fatta bene, sì. piuttosto Tra impressionante. l'altro a me è sempre piaciuta Cioè, tantissimo l'inquadratura con l'estate in fiamme che si arrampica sul muro e poi sul soffitto. E mi è ripiaciuta anche che fa molto anche rivederla, poi è sì. una cosa che fanno in Dracula di Coppola, questa cosa Sì. del vampiro che si arrampica, A che me piace pure per esempio il fatto di Santiago che fa il mimo, che si arrampica, che fa le facce, che molto balla. carino, sì. Anche quello secondo me è molto efficace come caratterizzazione con niente di un personaggio, perché veramente quello là è il vaudeville, è il Grand Guignol, è quello e niente più. Però funziona, per quello che Sì, deve sì. fare funziona. Quindi Sì, assolutamente. Ah, ecco, c'è una cosa. Allora, a parte due note. Trovo molto carina, chiaramente è una roba che viene dal libro, il fatto, l'idea che abbiano. Ognuno è diverso e quindi hanno poteri diversi. C'è quello che ti legge nel pensiero, quello che ti legge nel pensiero, siamo mutanti degli X-Men. che è quello che poi li frega, perché Brad Pitt non è abituato ad avere a che fare con questi che ti leggono nel pensiero e quindi pensa a quello che hanno fatto all'estate e coso, e lo psicolabile gli legge nel pensiero e dice, oh, che cazzo, non mi potete ammazzare gli altri vampiri. No, e poi, prima, una cosa che mi ero segnata che volevo dire prima è che poi parlando è andata via, ma quando tu parlavi di lei bambina che osserva la donna, secondo me quello è un momento molto bello perché è una cosa, credo, inevitabile in questa situazione, però sai, perché comunque, a parte che me lo ricordo io, ma lo vedo, cioè tu quando sei bambino non pensi, cioè ti godi la vita per carità, però vedi gli adulti ed aspiri a quello, vuoi diventare la persona adulta che può fare le cose che non sono la tua partata, specie Vuoi poi stare se seduto al passi, tavolo dei grandi? dopo 30 anni dici, vabbè, ma io quella roba vorrei sapere com'è. È proprio quello, secondo me. Lei vede quella donna e dice: ma io questa cosa qua, quando è che mi arriva? Per dove sta? Poi è dopo quella scena lì che c'è la scena che si taglia i capelli che ricrescono, Sì, giusto? lì sbrocca Ok. e si incazza con loro due. Dice: vabbè, è colpa vostra se io sto così. Che poi è un altro dei temi di questo film e classici delle storie di vampiri post intervista con il vampiro: il fatto che tu nel. Cioè l'egoismo del trasformare qualcuno in vampiro perché gli dai questa vita de merda perché vuoi avercelo con te sostanzialmente. Sì, perché ti senti solo fondamentalmente. Sì, ha senso. Che è, poi se ci pensi, è come spesso accade con loro, l'estremizzazione di quello che in realtà poi succede pure nella normalità. Dell'egoismo di fare un bambino perché vuoi salvare il matrimonio, perché pensi che te cambia la vita, cioè tutte queste cose secondo me ci sono, poi si può discutere di quanto siano elaborate, però ci stanno nel film, sono infilate dentro ed è interessante. No, e secondo me appunto le tratta più che essere superficiale su questi temi, le tratta secondo me nei momenti in cui il film si sofferma sul personaggio che lo occupa e poi ci passa sopra. Cioè, per esempio, ci sta quel momento, appunto, come dicevamo, Lestat, Kirsten Dunst, Armand, sono tre momenti diversi. Sì. Cioè, tre fasi diverse con tre problematiche diverse che approfondiscono dei problemi diversi. Quindi la metafora si evolve col passare del film. Che secondo me è uno dei pregi del film che lo rendono, tra virgolette, godibile anche nel momento in cui si siede un poco su Kirsten Dunst. E Sì, ti fa anche no, ma superare il fatto che Armand è sostanzialmente inconsistente al di là della figura. è che è figo, è veramente figo Antonio Banderas. Eh sì, è figo solamente. Cioè, Poi è Boba Fett. agli È Boba americani, Fett. se gli fai C'hanno fatto un l'accento libro solo a parte. di base agli americani, se c'hai l'accento italiano o spagnolo, che per loro è stessa cosa, comunque c'hai Sì, un per fascino loro è che la sale. stessa cosa.
Sì. Prima hai menzionato. È per questo che Tony Soprano scopava così tanto. Prima hai menzionato il fatto che lui alla fine dice: poi ho scoperto il cinema e ho potuto rivedere il sole. E c'è quel montaggio, l'alba, Nosferatu, l'introduzione del colore, Superman, e lui che esce dal cinema dove fanno Tequila Sunrise. Ma ha fatto venire in mente, cioè non credo che fosse un omaggio voluto a questo film qua, però mi ha fatto venire in mente il finale di Babylon, il montaggio con l'evoluzione del cinema. Non so, me la sì, ricordate. Infatti io quando ho visto Babylon mi è venuto in mente Intervista col vampiro, che lo trovavo stucchevole in Intervista col vampiro, ed è la parte secondo me che funziona peggio di Babylon, nonostante sia un film che ami onestamente, è bellissimo Babylon. Volevo... Però sì, sì, volevo aggiungere un elemento personale. Mi sono reso conto guardandolo che è la prima volta che l'ho visto da persona che è stata negli Stati Uniti numerose volte e soprattutto che sono andato spesso a San Francisco. Cioè, tutte le altre volte che ho visto questo film non so manco quanto registrassi che stavano a San Francisco all'inizio, nelle parti, nelle prende. Invece adesso è partito, cazzo, San Francisco, le stradine, il vicolo, l'hotel, tra l'altro quelle poche scene sono girate in location. Ma poi, posso il finale dire che sul quelle Golden scene Gate. Sono, quella scena, ma la carrellata che fa da lontanissima e arriva sulla strada, secondo me è molto bella e molto efficace. È molto bella, sì, lo sì, sì. Ed è una carrellata che, di nuovo, adesso che ci sono stato così tante volte là, mi fa un effetto diverso, perché proprio vedo quel mondo lì, la geolocalizzi, ci ho camminato là, ed è affascinante. E tra l'altro... i titoli di coda che sull'albero, i titoli di coda mi sono chiesto, ma adesso Castro District, cioè, sta uscendo il sole, l'estad che sta pigliando il gol, dove cazzo va, che là è tutta campagna in macchina con la decappottabile, e tra l'altro c'ha pure una decappottabile. Infatti, diciamo, guarda che sta uscendo il sole, oh. vai a parcheggiare, sennò qua finisce perché male. Giustamente fa il paio con Spike che girava nella decappottabile, tra l'altro, con i vetri oscurati, il nastro adesivo e i giornali. Sì, tra l'altro mi chiedo cos'è, perché ovviamente c'è un balzo, non sappiamo di quanto tempo, fra la scena in cui lui va a ritrovare l'estat e quando c'è l'intervista a San Francisco. Non sappiamo quanto tempo passa fra questi due momenti. È epoca contemporanea, però non sappiamo se è passato un giorno, una settimana, un mese, un anno. Però comunque, cioè, lui lascia l'estate lì che non vuole uscire di casa e improvvisamente lo ritroviamo che è andato da New Orleans a San Francisco e zompa sulla macchina in movimento. Cos'è successo? Allora, secondo me là è già quando si è risvegliato perché ha sentito la musica e stava da quelle parti là, ha sentito per radio la voce, perché quello tra l'altro c'ha il super udito, sti fatti così. Ha sentito perché sulla musica, sul nastro, la voce di lui, si è detto: affanculo, strompi coglioni, sta un'altra volta qua. E poi arriva: ah, ma quindi allora è così. E sta storia rotto il cazzo. Allora vieni qua, frate, ma ti spiego io come vanno le cose. Beh, anche perché ancora che poi è il motivo per cui c'è il vampiro Lestat. È ancora vecchio, rachitico, meno, però no, sì, è ancora, cioè, proprio sì, si vede che succhia il zombie di Mr. Slater, esatto. E si ripiglia, però sì, vabbè, e partono i Guns N' Roses che rifanno Sympathy for the Devil, esatto. Tra l'altro è l'ultima, esatto. Leggevo, è l'ultima cosa che hanno inciso prima che se ne andasse Slash, quella cover di Sympathy for the Devil. Pensa un po'. Però sì, tra l'altro, ecco, no, l'ultima cosa che volevo dire, sono quasi un po' fuori posto per il tipo di film che è, però ogni tanto ci sono delle battute, secondo me, meravigliose, più da film quasi alla Scream che fa le battute sarcastiche, tipo quando racconta il viaggio Brad Pitt che fa con la bambina, dice sì, poi sono andato in Transilvania, ma Dracula, che cosa dice... finzione volgare di un irlandese demente, incoglionito, il Dracula, quando vedono lo spettacolo teatrale e lui dice vampiri che si fingono umani, che si fingono vampiri, e Christian Dunst, come avanguarda. Come avanguarda.
E anche alla fine Tom Cruise che salta addosso a Beh, Christian Slater sono che i gli fa. vampiri che hanno inventato il postmodernismo, tra Eh l'altro, sì, quindi. e ovviamente le stacche dice a Christian Slater, si è succato tutta l'intervista, dopo è scontato che non mi devo presentare, insomma, sai chi sono. Secondo me lo vampirizza o se lascia morire? Allora, secondo me lo vampirizza, nel senso nel libro se non sbaglio viene vampirizzato, cioè Nel perché se non libro. sbaglio si incontrano, non mi ricordo se si incontrano in Scelti dalle Tenebre o nella Regina dei Dannati, potrei quasi dire che nella Regina dei Dannati. Ma sai che secondo me ti confondi con un altro personaggio? Può Il essere. giornalista, boh, non lo so quanto appaia poi successivamente, però magari mi sbaglio. No, ma poi facciamo subito una rapida cosa, vediamo subito. Allora, no, Vediamo subito. è Armand che trasforma il giornalista, ma più avanti. No, no, appunto volevo capire però se in quale altro libro compariva. No, compare. Vabbè, allora, ovviamente compare nel secondo perché comunque c'è la parte in cui Allora, stavo guardando. Vabbè, sì, no, è. Personaggi delle cronache dei vampiri. Come si chiamava il giornalista? Perché, no, allora, perché praticamente nel libro quello che succede è che lui vuole diventare vampiro, lui gli rifiuta questa cosa e allora lui si mette Sì. alla ricerca di Lestat, lo trova Sì. e incontra Armand e Armand se lo piglia e se lo porta dietro per 4 Allora, anni. lui Sì, è Daniel Malloy. e alla fine è Armand che lo vampirizza. Ma gli fa assaggiare un poco del suo inebriante sangue vampiresco. Poi gli dono una fiala del proprio sangue affinché gli altri vampiri, percependola, non lo molestino né tantomeno lo trasformino. Quindi Armand insegue e tormenta il giovane uomo per 3 anni, mentre Daniel compie dei vari viaggi in giro per il mondo. Alla fine Daniel e Armand instaurano una vera e propria relazione che dura per una decina Sì, ma d'anni. sostanzialmente poi nei libri successivi diventa quello che si trombano tutti, se lo passano, Sì, sto diventa. povero giornalista vampirizzato. Ah, ecco, tra l'altro questa cosa mi fa venire in mente un dettaglio che mi ha fatto morire del film, che non mi ricordavo. Quando arriva dalla congrega dei vampiri a Parigi, che Armand gli offre il suo famiglio, il ragazzino umano da cui si abbeverano, e Brad Pitt fa, vabbè, lo assaggio. No, però qua che schifo, ci sta già un morso, gira la mano che te Sì, mordo quello dall'altra sì. È parte. È un po' quando bellissimo. bevi dalla bottiglia, No, no, pulisci il. attenzione perché qua comunque andiamo sempre più forte perché la loro relazione è piuttosto complicata, caratterizzata da un gioco No, ma schiavo-padrone. basta questo Daniel giornalista. si strugge dal desiderio di voler diventare un vampiro, ma Armand glielo nega sempre. Io è letteralmente What We Do in the Shadows, pur continuando a fargli bere di tanto in tanto il proprio sangue, legandolo quindi No, ma sempre di più, ma non sempre Armand ad successivamente. avere la posizione dominante. Più Cioè, vai, avanti lo questo. vampirizza, più avanti lo Sì, spoiler, vampirizza. Vabbè, sto comunque. vivendo il sogno. E Vabbè. perciò Daniel è come un insegnante, una guida per capire e assaporare il mondo di moderno alla sua finezza. Daniel, sempre più frustrato dal suo desiderio inappagato, diventa però preda della propria autodistruzione e il Vabbè, basta. vampiro deve continuamente intervenire per salvarlo. Però sul nostro, se sbloccate la Oh, versione forte, basta. passo che mi leggo tutto. No, L'audiolibro facciamo. volevo solo aggiungere due cose a livello di trivia. Intanto leggevo che hanno fatto un test screening contro il volere di Neil Jordan, che diceva devo finire il montaggio, che cazzo mi fate il test screening? Però il produttore voleva testare un attimo e hanno tagliato tipo 20 minuti di film, quindi era più violento in origine il film, perché hanno tagliato un buon 20 minuti di roba super sanguinaria e brutalissima. E prima parlavamo del fatto che, cioè, in realtà avevano. Neil Jordan si era messo al lavoro su fare il secondo, l'adattamento di, com'è che è, Francesco, Scelti dalle Tenebre in italiano, Scelti dalle giusto? tenebre, sì. E poi alla fine non l'ha fatto ed è stato fatto successivamente il film che abbiamo menzionato, La Regina dei Dannati, in cui non torna nessuno. Esatto.
sarebbe stato effettivamente un casino comunque portare, anche perché poi dovevi fare il secondo con Tom Cruise che non c'ha voglia di farlo, e in più con Brad Pitt che appare per 5 minuti quando c'è la parte che si sovrappone, poi torna, ogni tanto torna, era veramente No, impossibile. no, era più. La cosa assurda è che dopo che è uscito La Regina dei Dannati, comunque film disconosciuto da Anne Rice, una fetecchia, eccetera, avevano messo in lavorazione l'adattamento del quarto libro, cioè loro andavano avanti comunque a cazzo e però poi alla fine non è stato fatto. Nel 2014 la Universal ha comprato i diritti e avevano preparato un nuovo adattamento di Intervista col vampiro, scritto da Josh Boone, che è quello che ha diretto, com'è che si chiama in italiano, The Fault in Our Stars, Colpa delle Stelle, quello con Shailene Woodley, Ansel Elgort. E che poi ha diretto I Nuovi Mutanti, Josh Boone. Però anche quello non è mai andato in porto perché nel 2016 Anne Rice ha riottenuto i diritti e ha messo in lavorazione tutto il suo mega progetto televisivo, Universo Condiviso, la serie sulle streghe con i suoi vampiri. E adesso, vabbè, lei nel frattempo è morta. Per cui, insomma. Però effettivamente è tornato in TV. Devo dire che io sarei anche curioso di vederlo perché comunque diverse persone me ne hanno detto cose buone della serie TV, però cioè Che ha il tempo di stare dietro a Allora, tutto. Sì. io stavo già andando avanti, stavo guardando gli interpreti e mi sento di dire che sono veramente dei vuoti di carisma, che boh, non. Tra l'altro, sempre sul fatto che Daniel Molloy, che sarebbe il giornalista, è interpretato da Eric Bogosian, famoso giornalista, verrà inviato per una nuova intervista del Vampiro nel 2022 e soffre del morbo di Parkinson. Cioè, boh. Ma tra E poi l'altro tra l'altro, però la parte. Bogosian nel contesto è l'attore di una certa età che porta rispettabilità. Esatto, cioè penso, tra l'altro è divertente perché poi stavo continuando a leggere, sembra aver perso il proprio senno ed è diventato ossessionato dall'idea di costruire enormi plastici di città giocattolo. Questa cosa mi faceva troppo ridere, un po' ridere, sì, per me. No, scherzi a parte, allora, io la trovo, secondo me, un'epopea affascinante, però che verte troppo sull'altro lato, nel senso che tutti questi fatti, mostri, demoni, le divinità dei vampiri, i progenitori e tutto, soltanto per poi raccontare una storia di baci di merda, voglio dire, come dice alla Boris, cioè, e quindi vabbè, ma qua ci sta la nostra, e quindi scopiamo, cioè. Diventa sempre più una roba alla Harmony con i vampiri. Questa cosa, con tutto il bene, mi ha sempre distaccato un po' dal fatto e quindi me ne sono sempre allontanato, nonostante se noi i presupposti fossero figli. Comunque, cioè, veramente, lei è brava molto a costruire questi personaggi super carismatici, che soltanto che poi alla terza, quarta incarnazione, perché Le Cronache dei Vampiri sono 13 libri. Sì. È E andata beh, è andata avanti dal avanti fino alla morte 76 al praticamente. Sì. 2018. Ma sai, Cioè, il fatto tra anche, l'altro, e lo l'ultimo è, dico. cioè, il dodicesimo è Prince Lestat and the Realm of Atlantis. Cioè, Sì. l'episodio crossover. Ma infatti, beh, ma Cioè. comunque, cioè, nel senso, in alcuni romanzi arrivano le streghe dell'altra serie e i personaggi dell'altra serie ancora, Sì. quelli tipo per cui figura. Il problema, e lo dico Merrick la avendo. strega, Lo come no? dico, ribadisco, avendo letto solo i primi tre romanzi, quindi letteralmente non so come vada avanti, però il problema è che è un po', cioè, quella che è la bella intuizione di Intervista col vampiro, cioè ti metto al centro i vampiri e gli umani sono solo le vittime, non ci sono i protagonisti umani che cercano di salvarsi Esatto. dal mostro, le umani sono i maiali che se mangiano. E il problema è che quando fai questa cosa qua, o fai Maniac, cioè la storia in cui veramente segui le azioni di uno psicopatico e sei disgustato da quello che stai leggendo, Lolita di Nabokov, cioè, Bravo. oppure inevitabilmente cosa vuoi fare? O fai lui, cioè la palla al cazzo con i sensi di colpa, oppure pigli il vampiro carismatico, psicopatico, e però se devi continuare ad avere lui come protagonista, finisci per farlo diventare l'eroe e comunque un po' lo sputtani. Che è esattamente quello che succede con Scelti dalle Tenebre, soprattutto con la Regina dei Dannati, che È diventa abbastanza, sì. sostanzialmente l'antagonista di Anasha.
a caccia, sì, cioè, perdonami. Da lo psicopatico assassino stronzo merda con dei tratti sicuramente carismatici che ti fanno venire voglia di seguirlo, ma comunque uno schifo che è nel primo libro, finisce per diventare l'antieroe per cui parteggi, esatto, e rovini il personaggio, perché non qua sto leggendo quarto volume, Lestat riceve un invito che solletica la sua curiosità a cui non può rifiutare, passare alcuni giorni nel corpo del mortale Rangland James per tornare a sentire e vivere come un essere umano. Non mette in conto però che il ladro dei corpi non abbia nessuna intenzione di rinunciare ad essere un vampiro immortale ricchissimo. Ah, me lo dite, basta raccontarci le storie. Cioè no, ma è sempre perché, cioè, l'ultima poi veramente la smetto. Il vampiro Lestat viene rapito dal misterioso Memnock, che sostiene di essere il diavolo e che lo porta fuori dal mondo, è invitato ad assistere allo spettacolo della creazione e viene trasportato come gli antichi profeti nel mondo, nel regno dei cieli, e accompagnato nel purgatorio sarà condotto nella terra della morte, dovrà confrontarsi con Dio e con il diavolo. Cioè, Andrice un po' più basso la prossima volta, che secondo me è partito per la tangente. Sì, su questo sì. E poi, ma per forza, se no cosa fai? Continui a raccontare storie dei vampiri e quello c'è, cioè, sì, colpa, quello no, che facciamo? Boh, devi infilarci le stronzate per andare avanti. Del resto anche Buffy, cioè Buffy la prima stagione erano vampiri, poi sono arrivati i demoni, i patti con l'inferno, i cyborg, i supereroi. La mia cosa peggiore, comunque, i miei nemici preferiti di Buffy sono i nerd. Cioè nella penultima stagione i cattivi sono i nerd. E quindi volevo così. A me, se devo dire, però comunque io nutro estremo affetto per True Blood. Cioè True Blood io impazzivo, mi piaceva tantissimo, l'ho seguita tutta quanta a cannone, e secondo me era un degno erede spirituale di quello che era lo spirito delle cronache dei vampiri, prima che andasse tutto quanto a casaccio. Però vedi anche lì là, ci infilano le fate, le robe, perché no, non ma basta, tra l'altro quello poi prende anche una piega però quello sai pure qua c'ha, sì, le fate, che là veramente quando là dicono la pestano la merda, però il tono è molto diverso. Cioè, è più una grande super cazzola pure quella, però per esempio cioè se un il fatto del sangue artificiale venduto come bibita pure, cioè fatto anche lì di nuovo l'idea è bellissima, i vampiri che sono venuti, certo, allo scoperto, e quindi non sono più sti sfigati nello scantinato ma fanno parte della società, poi dopo un po' ovviamente ci vuole, ecco, cioè il fatto è che proprio il concetto del vampiro secondo me è tanto affascinante quanto difficile poi farci qualcosa che sia veramente bello se non sei un genio, esatto. E quindi vabbè, alla fine Bram Stoker il vampiro è uno spauracchio, è una roba che è al centro della storia, sì, è una metafora della speculazione immobiliare. Sì, ma poi comunque è quello, cioè il mostro lì, i protagonisti sono gli umani che cercano di salvarsi, esatto, sì, per cui perché... Ma tra l'altro infatti non a caso uno degli ultimi romanzi belli di vampiri è tipo Le notti di Salem, che tra l'altro ha gli adattamenti pure sono belli delle notti di Salem, perché è proprio figo, cioè è pure bello, pure non c'è male cosa là, quello che guardavamo noi, quello di Del Toro, The Strain, pure chi cazzo, secondo me perché... è molto bello quello di cui adesso non mi viene il titolo, quello svedese, che ho letto, quello, Lasciami Entrare, sì, Lasciami Entrare, è molto bello il romanzo, è molto bello il romanzo, ed è molto bello anche il film, ed è molto bello anche il film, e quello è c'ha comunque delle idee, però sì, anche però lì non, al non centro c'è un umano. Esatto. Sì, però poi non c'è il discorso società, non c'è il discorso, ce n'è uno, finché racconti la storia di uno è più facile da gestire, nel momento in cui, immagino se la stessa cosa lo facessero con i film di zombie, gli zombie invece di essere sta roba senza cervello diventano una cosa che si organizzano, cioè un periodo ci hanno provato, se ti ricordi, io sono leggenda se vogliamo.
Beh, ma infatti, cioè, i film di zombie sono letteralmente sempre lo stesso film. E perché quelli di Romero sono più interessanti? Perché lui in realtà li usa come pretesto per parlare di quello di cui c'ha voglia di parlare. Ma se tu il film di zombie lo fai solo come l'avventurone in cui si scappa dai mostri, è sempre lo stesso film. Tra l'altro poi è divertente che hai citato Io sono leggenda, perché Io sono leggenda è letteralmente la storia di uno che entra in casa, entra in casa di giorno ad ammazzare la gente. E cioè, il fatto che Io sono leggenda è il ribaltamento del concetto del vampiro, perché in un mondo in cui tutti sono vampiri, l'unico che non lo è il mostro. Sì, chiaro. Cioè, non è una roba, cioè quando lo capisci dici che cazzo. Tra l'altro è un altro libro che c'ho lì sopra, un'edizione Urania, pezzottissimo, però è incredibile, Ma bellissimo, infatti sono il leggenda. passo successivo alla cosa di Intervista con un vampiro, dei vampiri, come so, è arrivare poi al punto che i vampiri alla fine ti diventano i personaggi positivi perché gli umani far cagare e non è possibile conviverci perché se ci scoprono ci fanno il culo, ci ammazzano, ci si mangiano tutti, come se, cioè i predatori che diventano prede, insomma, i veri mostri sono là fuori, Sì, no, eccetera, eccetera, eccetera. però per questo secondo me la cosa forte del vampiro è quando è veramente, è quando è il mostro. Per questo Io sono leggenda va bene, ma va bene pure Le notti di Salem. Tra l'altro non stavano a fare un altro adattamento, mo. Ora è già uscito, madonna mia, è Eh sì, difficilissimo stare è dietro uscito, è a tutta sta uscito. roba. Non l'ho visto, ma è uscito. No, ma secondo me è affascinante l'idea del vampiro, del mostrartelo, l'idea di come scegli di raccontare la cosa del ok, questa però era una persona, adesso si ritrova a dover fare queste cose per sopravvivere. E sono viste tante storie che comunque lo fanno in maniera interessante e che comunque fanno. Cioè, è che sono una cosa diversa. Nel senso, se tu mi affronti questo aspetto, stai comunque facendo un dramma, a seconda poi di cosa il dramma, il melodramma, il gotico, che è un contesto horror, però mi stai facendo un racconto che è diverso da il racconto con ci stanno i mostri, minchia scappiamo, che è come sono i film di vampiri classici e come continuano ad essere diversi film di vampiri usciti anche successivamente a questo, insomma. Come immagino sarà Nosferatu, dubito che Nosferatu ci parlerà del dramma di essere vampiri. Onestamente spero non ci parli lo spero proprio non ci parli del dramma di come essere vampiro. Voglio Ma vedere proprio guarda. una roba trucida e bestiale, anche se secondo me i thriller che stanno uscendo sono dei grandi distrattori, un po' come quando pensavamo che The Northman fosse figa, 2 ore di battaglie. Ma allora, da quello, le cose che sono uscite, poi vabbè, poi chiudiamo, è che ne parla chi ci ha lavorato come il film più pop, tra virgolette, di Eggers, più easy going, ecco, per lo spettatore medio, che ovviamente bisogna vedere cosa si intende, perché rispetto ai film di Eggers, voglio dire, pure Guerra e Pace può Immagino essere che non sarà in 4 terzi in bianco e nero dove tutti quanti per Esattamente, 40 minuti scorreggiano. esattamente. Beh, Secondo me una sai. cosa bella è che vedremo se questa cosa reggerà anche dopo l'uscita del film, però stanno tenendo completamente nascosto l'estetica del Nosferatu. Non lo mostrano perché, leggevo l'intervista di Eggers, lo stesso film te lo nasconde per un bel po' e quindi sarebbe una coglionata mostrartelo nel Ah, trailer. finalmente qualcuno che fa sto fatto. Perché, vabbè, poi quando ne parliamo del gladiatore ne riparliamo. Sì. Allora, c'è anche da dire che qui non c'è, cioè, nel senso, mentre in altri film chi cura i trailer, il marketing, c'ha il cagotto di dire se non facciamo vedere la figata del film, poi la gente non sa che cazzo è, magari non viene a vederlo. Insomma, in linea di massima, in Adesso Nosferatu lo sai che c'è sta il vampiro, non è che c'è bisogno che lo non fai solo ci sta il vedere. vampiro, ma poi comunque Eggers c'è ancora, paradossalmente, uno di quelli che ha la credibilità artistica di portare la gente soltanto per il nome. Cioè, io, quello ha fatto Però il botto con 2 che scorreggiano in un faro. Io, ma che no, stiamo parlando? se per il botto intendiamo la gente ha pagato i biglietti per andare a vedere il film, è stato The Witch, Esatto. non quello col faro. vabbè, vedremo, sono super Ma The curioso. Witch comunque sai. È un film più commerciale rispetto a 2 che scorreggiano in un faro. Appunto, ma infatti c'è quelli che scorgono il faro l'abbiamo visto in 12, secondo me, quel film. Vedremo, vedremo, Nosferatu sono.
mi sta cominciando a salire la No, ma voglia. ti dico, secondo me, cioè nella mia bolla, che poi vale quello che conta, cioè The Lighthouse, il film sul quale si fanno i meme, il film che comunque ha avuto una penetrazione nella coscienza collettiva, secondo me molto Ci stanno i meme. più, così. Cioè, secondo me il 97%, faccio una stima, 97,6% Vai. della gente che conosce a memoria tutti i meme di Lighthouse o non l'ha mai visto o se ha provato a vederlo ha spento dopo 5 minuti. No, secondo me la gente se l'è visto, The Lighthouse. No, Allora, a me quello basta che finemo scherzare. mi è piaciuto di meno dei film che ha fatto. Lo so che sono eretico, però io sono veramente sbattuto in faccia. Non dico in faccia alle scoregge, ma veramente è quasi anticinematografico, se Vabbè, no, vogliamo. ma voglio dire, è un film su due persone che si scorreggiano addosso, chiuse dentro un faro in bianco e nero in quattro terzi, parlando tra l'altro un inglese antico. E poi a un certo punto arriva per sbaglio, si vede mezza sirena, non si capisce un cazzo. Cioè, lo dico con simpatia, a me è piaciuto un sacco, però è una roba folle. Non è un film che la famiglia, cioè, non so, ah, figata, andiamo a vedere il film nuovo del regista The Witch. Che cazzo è sta roba? Cioè, siamo a un livello che a confronto la gente che ci è rimasta male vedendo magari alcuni film successivi di quello che aveva fatto il Sesto Senso, non c'è proprio paragone. A confronto quelli, ah no, vabbè, andava bene. Per cui, insomma, a posto. Ah, Va che bene, bello dai. che è il cinema comunque. Sì, assolutamente. Dai, chiudiamo. Faccio al solito l'elenco delle prossime registrazioni previste. Allora, torniamo il 2 dicembre con Beverly Hills Cop. Insomma, Poliziotto a Beverly Hills. Poi, visto che l'abbiamo anche menzionato, il 16 dicembre facciamo il Nosferatu, quello di Werner Herzog, Nosferatu, il principe delle tenebre. E poi abbiamo proprio appena deciso i due film che faremo a gennaio, ovvero il 13 gennaio ci spariamo Paddington 2, visto che esce il 3 al cinema qualche giorno dopo, e 2 settimane dopo, quindi stiamo parlando del 27 gennaio, faremo invece un Lupo Mannaro americano a Londra, visto che deve uscire il nuovo Wolfman di Lee Whannell, che insomma, è quantomeno interessante visto quanto era bello il suo uomo invisibile. E basta, direi. Tra l'altro, questa settimana abbiamo deciso di non fare un podcast dedicato alle ultime uscite, recuperare la prossima settimana, quando ovviamente parleremo del Gladiatore 2 e poi vediamo che altro ci si riesce a infilare dentro. Ci sono un po' di cose interessanti. Sicuramente Giurato numero 2, a me piacerebbe riuscire a chiacchierarne con qualcuno, se però A sono l'unico me che l'ha visto anche piacerebbe fra una riuscire a settimana. vederlo. Pazienza, Comunque, come dicevo prima, giudizio sintetico del creatore è che è uno spacco. Adesso vi rimandiamo col link al podcast di 2 settimane, così. esatto, Cliffhanger. bravo. No, e poi abbiamo detto che magari recuperiamo quel Look Back, che è un anime che è uscito su Prime Video, che pare che sia molto bello. E vabbè, insomma, poi vediamo. Io vado a vedere Wicked con figlia, quindi magari dirò due cose Pare anche su che quello. sia bello, Secondo i me, commenti che si leggono in giro di quello, pare che sia bello. A allora, sorpresa, tra l'altro. secondo me, dopo The Wicked dovremmo parlare anche di Agatha nello stesso podcast. Secondo No, me ha ma senso, Agatha, filologicamente. vorrei fare dobbiamo organizzare assieme a Marco Esposto un episodio in cui parliamo di Agatha All Along e di The Penguin. Sto cercando Allora, io li ho di. visti entrambi. Li ho Appunto. visti entrambi, quindi fammi sapere. Sì, assolutamente. Vi segnalo anche a voi due che venerdì, di nuovo, senza che ci siano obblighi, li segnalo perché mi sembrano robe interessanti, poi ognuno ovviamente fa il cazzo che vuole e se li guardiamo ne parliamo. Che venerdì esce Blitz, esce, credo che esca su Apple TV, non vorrei dire una cazzata, che è il nuovo di Steve McQueen, non.
non l'attore. Steve McQueen, quello di Shame e di Hunger, giusto? Esattamente, quello di Shame, di Hunger, di 12 anni schiavo, Widows, e che poi aveva fatto quella serie di film su Prime Video. E Blitz è il suo nuovo film con Saoirse Ronan, diciamo come l'attrice più in vista del cast. E sempre venerdì invece su Netflix esce questo The Piano Lesson, che pure sembra essere interessante, che è con Samuel Jackson, John David Washington, Ray Fisher, e diretto da Malcolm Washington, che è l'altro figlio di Denzel Washington, cioè figlio uno che dirige figlio due dei Washington. E pare che anche questo non sia male. Era al festival di Telluride, non come chissà quale capolavoro, però ne parlavano abbastanza bene, ho visto. Quindi vabbè, non sto assolutamente promettendo che parleremo di tutti questi film, però segnalo quelli che abbiamo così, che gravitano e che nel radar. Esattamente. Per oggi è tutto, io ringrazio chi ci ascolta e ci guarda, e Alessandro e Francesco, e ci becchiamo alla prossima. Tra l'altro fra 2 settimane cambiamo finalmente un po' tono, dopo sta sfilza di film horror andiamo su Beverly Hills, poi torniamo su Nosferatu. Infatti stavo dicendo che cioè sono letteralmente 4, 5, 6 horror su 8 film, tipo, possibile. Non aprite quella porta, Nightmare. Tra l'altro, voglio dire, pur uno volendo potrebbe pure sostenere che Amadeus e Pulp Fiction sono film horror, per cui insomma. Va bene, arrivederci. Beh, comunque ci sta. Cioè, pure il fatto, pure se questo è un horror, capiamolo. No, vabbè, madonna, stiamo a fare. Cioè, è horror quanto Pulp Fiction. Il bello dell'horror è che è malleabile. Secondo me tu puoi definire horror una commedia, un melodramma, una roba gotica. Per me tutte le commedie romantiche sono degli horror. Quello è un altro discorso. Beh, in che senso? Cioè, un incubo. Buonanotte.